Eccoci! Ciao ragazzi! Benvenuti a casa nostra! Ragazzi, per noi è una serata bellissima. Innanzitutto, vedi, l'abbiamo detto insieme, ragazzi. Simultaneo. Allora, innanzitutto devo ringraziare subito, immediatamente, Christian. No, grazie a voi, grazie a voi. Christian, perché è un ragazzo meraviglioso che abbiamo avuto modo di conoscere un po' di tempo fa e che ci ha dato la possibilità di regalarci una casa per questa sera, vedi? Con tanti bellissimi ospiti. Presenta tu, Christian, perché io ammetto, a parte Mattia, non ricordo i nomi. Allora, abbiamo come ragazzi social Giovanni, prendi il microfono. Buonasera, buonasera. Alessio. Sempre qui con voi a RTB, buonasera. Tutti brutti, e il grande fratello Luca. Luca, buonasera a tutti. Ah, lui. Sono due fratelli. Ah, avevo capito, dal grande fratello. No. Ah, siete due fratelli? Sì. Esatto. Dai. E in ultimo, si tiene sempre in ultimo il pezzo forte della serata, Zanna Marchi! La numero uno, ragazzi, è lei, è inutile. Allora, entriamo subito nel vivo della cosa, perché questa sera non dobbiamo parlare di noi, raga, parliamo anche di noi, parliamo di tutto. E di altro più, che... Però dobbiamo soprattutto, io bisogna che mi siedo qui, sennò sei lì un po'. Scusatemi, ma sono sola. Talmente sudata che vabbè, sembra che arrivo, sai, da quelle piantagioni di cotone, no? Ma dove, siamo belle lo stesso. Sì, Berti, stupende. Perché non è così? Oddio. Allora, questa sera noi dobbiamo, insieme a voi, allora spieghiamo, Christian, una cosa molto importante che magari a casa non sanno, perché ammetto non sapevo neanch'io. Cioè, noi non possiamo far vedere le immagini. Esatto, non possiamo far vedere le immagini perché sennò Mediaset ci scrive immediatamente una bella lettera. Però avremo modo, come nelle partite di calcio, di commentare tutto quello che succede nella casa del Grande Fratello. Quindi? Che è molto più interessante di non ciò Bravo. Che avviene, insomma. Esatto. Anche perché adesso stanno già facendo rientrare il famoso ragazzo eliminato, no? Ecco, ma allora iniziamo subito da voi, ragazzi. Secondo voi, prima di tutto, come giudicate il comportamento che ha avuto questo ragazzo? Bayedam. A parer mio è stato un comportamento scorretto. Devo essere sincero. Solo che... scorretto, sei educato, eh? Io non sono come lui, quindi... Secondo me è da grande Posso. Stronzo. Esatto. Posso. Ecco, io lo dico con parole mie, certo. Però è stato molto maleducato nei confronti di Aida e devo essere sincero, non mi è piaciuto il fatto che tutti si siano riuniti contro una. Certo, ecco. E nessuno abbia fatto niente, anche se devo dire non l'ha detto nessuno, ma Lucia è stata l'unica che ha provato di toglierglielo dalle dire, mani. C'è da dire che nulla capita per caso, perché... sì, la cara Barbara D'Urso le persone non le mette dentro a caso, no? No, no. Guarda, per fare un caso del genere hanno studiato a tavolino, ma chissà quanto te, hanno preso il peggio del peggio del peggio, l'hanno trovato loro. Oh, hanno guarda che non se ne salva mezzo. Che c'è un freeze. Guarda questo. Sono tutti frizzati. Sì. Tutti frizzati, cosa succede subito? Guarda come sta male con la gonna la figlia di Bobby Solo, la quella poveretta. Quella sta male, guarda. Anche con i pantaloni, anche nuda, secondo me. Sì, però dai ragazzi, cioè, no, sbaglio? Cioè, anche quella ti ci vuole il tempo. Ancora aspettiamo il giudizio sulla giacca di Santa Barbara, eh? No. Ah, beh. Assolutamente no. Quindi Bucciata. Com'è Santa Bucciata. Barbara? Barbara... Allora, lei si salva sempre. Sempre, si perché se sempre. Parli male, dice dopo non mi chiama più, come faccio? No, no. Guarda, non ti chiama mica lo stesso. Allora, no, lui abbiamo, va nel pubblico. Abbiamo... Vai nel pubblico? Abbiamo sì. già Vai visto. Anche sta fatica? No, ma io ti devo picchiare. Te lo dico. Abbiamo già visto. No, è stata meglio nelle puntate precedenti. Stasera non è il massimo, no, però dai. Non è neanche il minimo. Oh, sentiamo. Sì. Beh, d'altronde l'Italia è il paese del scusa, mi dispiace, sì. sono pentito. In Italia si risolve tutto così. Ecco perché a noi non hanno mai perdonato, perché non abbiamo mai detto mi dispiace e non lo dirò mai, mai. Neanche sotto tortura, i pentiti io li detesto. Quindi mai dire mi dispiace, ragazzi. Quando si sbaglia uno non può far che ammenda dei propri errori e basta. Guarda, Lucia piange. Perché piange Lucia?
perché non so fare altro. Anche qua piangono sempre. Guarda. Ma sai, quando uno non sa cosa fare, si mette a piangere. Come si chiama quella lì che si è innamorata subito dopo un quarto d'ora che era dentro? Sì. Lucia. Lucia. Ah, Lucia anche lei, è vero. Guarda. Vedi, guardala. I veri problemi della vita. Sono questi, è vero. Beh, d'altronde, tu se non vai al Grande Fratello a innamorarti, sarà per quello che io non mi innamoro. Anche io allora. Bisogna per che ci andare al Grande Fratello. Per quello che non fanno il governo, beh, i problemi sono questi. Il governo cosa vuoi? Cioè, non è, no, anzi, pare che si torni a votare a luglio. Sì, ma sì, quindi. Tanto spendiamo un po' di soldi. Con l'ombrellone. Ne abbiamo troppi, dai. Sì. Ma guarda, io che ti pena. Aspetto fuori e non è una bella frase da dire a una donna. Vuol dire che la vuol menare anche questa o ha buone intenzioni? Però voglio dire, la Barbara D'Urso sapeva perfettamente chi faceva entrare e facendo entrare la spagnola sapeva che lei voglio dire, ha fatto tanti altri reality, sapeva benissimo che cosa avrebbe provocato. Conosce benissimo il meccanismo, sa come comportarsi per far casino. Ma va quello! Ah, ma non me ero accorta. Siamo anche su YouTube, guarda. Fantastico. Là, siamo su Facebook, altro. Là, ma io c'ho. Siamo dappertutto. Siamo social da morire. Dopo poi dovremo trovare il modo di mettere in carica quelli, però per un po' di autonomia c'è. E dunque, ma c'è la ragazzi, figlia di Bobby Solo che è sempre disperata. Io penso che come inizio più moscio di così non poteva essere, però... Sai, frizzare della gente, già appena partiti, già anche questa io la trovo. Ma sai, probabilmente ha visto gli ascolti dove della settimana scorsa. Lì? Ah, bravo, vedi che tu sei intelligente. Però dopo sono tutti senza carica, eh? Dopo troveremo la maniera. Dunque, se questo io riuscissi così... Ma non secondo ci... voi, però... Cioè, non era previsto che intervenisse, ma sarà una settimana che fanno le prove. Oh, adesso fa ancora... Una scena madre. Dove? Dopo? Alla prima faremo. Vediamo. Mi piace molto anche la cintura. Dove pensi che l'abbia comprata? Che la vorrei anch'io. Che sia quella della cosa. Sai che lei vende cinture, quella dell'isola. La Marcuzzi, Alessia. Che sia una cintura di Alessia. Terribile questa giacca. Dai ragazzi, voi che siete dei grandi ricercatori social, mi dovete dire chi l'ha vestita, così decidiamo se fargli monumento. Una denuncia, una non so, chiedere l'allontanamento dal paese, l'allontaniamo dall'Italia, lo stilista. Voi sapete tutto ragazzi, lo so. Chi è anche il parrucchiere di lei vorrei sapere, mi piacerebbe sapere anche quello. Secondo me è il mio. Ecco, basta. Beh, lui è felice, dai. No. Nel senso che lei ha ostentato molto il discorso di lui di uscire subito perché doveva punire l'atto. Il discorso di farle entrare è come fare un passo indietro su quello che hai punito. Ma poi soprattutto vuol dire che gli dai importanza, perché la regola del GF, come di qualunque altro reality, che se vieni espulso devi essere proprio, non devi più apparire. Ma neanche in studio. Da nessuna parte. Ma vi ricordate Predolin quando l'avevano espulso? Brava. Poverino che non aveva fatto niente. No, perché bene, disse una cosa che non era una bestemmia. L'hanno fatto andare ovunque. Ecco la Malgi. Alla fine è stato meglio così. Ragazzi, io sto sempre aspettando che voi mi diciate, perché io so che voi lo sapete o vi ho creato un problema anche a voi. Che cosa? Voglio sapere chi è lo o la stilista di Barbara. Io esigo. Una stilista, è la Sarta. La Sarta, vogliamo il nome che le togliamo l'ago e il cucito, Beffi. Cioè, ma si vede che a lei però piaceva. Le togliamo anche la forbice. Dai, ascolta, non quando si può. Io e te facevamo televisione. Io i vestiti me li compravo. Anch'io. E allora, quando sempre mi dicevano comprati. Mettiti quella giacca, dicevo mettitela tu. Una volta mi hanno portato, io ero vestita da Vandosiris. E quindi a quei tempi Vandosiris era ancora viva. Bene, mi portano un vestito, dice guarda che questo è il suo, Ha detto che te lo presta volentieri, ma di stargli molto attenta. Puzzava di sudore in una maniera. In una maniera è che vero. Ho detto, io ci sto molto attenta. Te lo lasci o fallo lavare, non lo voglio. No, si vede che a lei piaceva questo, se l'è messo. Scusa. Chi va, Nina?
Ah, no. Ecco, questa dicono che sia bolognese. Questa ma perché? Ma non è bolognese, dai. Ma no. È bolognese, sì, sì. Il padre è bolognese. No, no. Io guarda, io da bolognese rifiuto che lei sia bolognese. Lei è una bellissima ragazza, adesso truccata, perché quando era dentro era un granatiere, eh? Adesso è una bellissima ragazza. Ma voi lo fareste, Grande Fratello? Dipende quanti soldi ci danno. Molto tranquillamente, noi te lo dico. Noi siamo molto venali, sai. Anche perché sicuramente farei parlare, guarda su ah, questo. Ah, sicuro? Sì. Allora, innanzitutto mangerebbero tutti benissimo. Quello, lei, una brava bolognese. A chi ha per, no, ma non per quello. Guarda che non è una cosa così comune a Bologna, eh? No. Che a Bologna si mangia bene, ma che siano tutte brave a far da mangiare, no. Poi lei non cucina neanche particolarmente bolognese, lei cucina... Più siciliano. Sì, perché mio padre era siciliano. È vero. E comunque è brava a cucinare in generale. Io comunque ti cucino quello che vuoi, cosa vuoi? Tu dammi un fornello, due tegami, logicamente quello che è, che sì, mi serve. Può. Il fornello l'hai detto, Betty, giustamente. Fornello. Col salone. Cosa succede in salone? Piangi un po', dai, Marianna. Beh, Marianna è anche vestita molto bene. L'hanno vestita donna di 90 anni, sì, sì. Così direttamente Asciura. Lei ha passato la giovinezza, basta. Si è messa un vestito di Lucia, forse. Ma quindi il vestito della D'Urso, Mattia? No, lui piace. No, non può dire di no. Non può. Lui diciamo è... Diciamo che la giacca non è... È un bombò. Terribile, dai, una cosa scandalosa. Dai. Sai che mia figlia a Napoli tanti anni fa presentò il Circo Medrano. Una delle più belle esperienze sì. della mia vita. Siccome perché io non l'ho voluto fare, dico se hai il dico, pubblico tu lo vuoi tutto fare. Intorno. Quindi sì. È bellissimo, è un'esperienza che non dimenticherò mai. E presentavo i giocolieri, sì. I domatori di tè, bello, 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 bello. Mi è piaciuto tanto. Quindi adesso lei entra. Lei entra. E le hanno svelato. A confrontarsi con Marianna, perché ha scoperto quando è uscita che è l'aveva stata nominata lei a nominarla. A tradimento. Ma capirà. Tu come le sai tutte queste robe? No, beh, lo so anch'io. Basta in seguire. Settimana e, e abbiamo tutti gli aggiornamenti. Da grandi, eh. Guarda, sono cose importanti queste qua. Importantissime. D'altronde adesso noi è sentiamo, un lavoro in ogni casa italiana stasera sì. C'è un televisore acceso su noi e il gruppo d'ascolto delle persone, amici, parenti esatto. Che commentano. Uno è Giacomo che lo fa sempre molto bello, guarda e l'ha sempre negato, bastarda però e ha fatto litigare con Aida, questo è brutto, vedi? Questa è una cosa davvero brutta che non capisco sinceramente. Brava. Mentirosa. Ecco, in questo come lo, ragazzi, parlate voi, non è che vi devo dare la parola io. Dite tranquillamente. Anche perché chi segue tutto è Giovanni. Sì. Giovanni i reality è una certezza. Perché doveva fare questo? Cioè non alcuni comportamenti non si capiscono nemmeno fuori, bisognerebbe entrare direttamente nella mente di una persona per capire quale. Però sai, una dire ti ho votato non è una roba. Cioè... Esatto, non è come. Anche perché poi da casa lo vedono, è inutile che. Secondo me si prendono tutti troppo sul serio, dai. Esatto. Nei conti è un gioco, ragazzi. Cioè... È arrivata anche una domanda per Stefania. Sì. Quale concorrente pensi esca stasera? Allora, quale penso non lo so, quello che vorrei io, favoloso. Dai, facciamo un pronostico. Proprio facciamo fuori. Un pronostico. Per me esce Aida. Per te Aida, l'ho letto anch'io oggi. Risulta molto antipatica. Aida ha buone probabilità di uscire, si legge sul web. Io l'ho votata per uscire. Sì. Io la penso al contrario. Io penso che questa situazione che si è creata settimana scorsa l'abbia rafforzata molto come pubblico. Piace. Ma piace. Dal punto di vista del. Secondo me ci rimette lui. Del general public abbiamo un 50-50 molto importante. Nel senso che abbiamo una buona parte che tiene la parte da Ida e l'altra da parte dei social che veramente. Sì.
votata per uscire. Ma dunque, innanzitutto è stata una delle poche che sono andate ad acclamare fuori. Esatto. Perché le hanno, ecco, anche lì, vedi, altro comportamento da bestie. Noi la R8 allora, non l'abbiamo mandato. Sì. Mi ricordo. L'avete mandato mi voi. Ricordo, sì, mi però ricordo. Pensa, per non creare... che potessero dire, sai, hanno cercato il modo di mettersi in mostra, l'abbiamo mandato ma abbiamo firmato solo Steffi, Steffi è generico, lei non si è firmata, perché sennò avrebbero detto sì. Che avevamo cercato, cioè noi con Raffaello siamo amici da 15 anni, amici, 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 come mio fratello, però sai, anche lì... potevamo remargli contro facendo vedere la nostra amicizia, oppure avrebbero detto hanno cercato il modo di farsi pubblicità. Non l'abbiamo fatto. Però dicevo, quando sono andate ad acclamare Aida, l'unica che gliel'ha detto è stata lei. Lei ha detto. Che poi hanno aggredito tutti lei. E tutti hanno aggredito lei. Hanno dato della spia, no? Quindi cioè, arriva. Ecco. È frizzata. Poi lei, queste, no? Questi confronti alla D'Urso piacciono molto, eh. Beh, una che fa la il macchina suo cavallo della verità. Di battaglia. Cioè, in Italia usiamo la macchina della verità per stabilire se Ivana Spagna vede i fantasmi o no. L'ultima volta oppure Sandra Milo, Sandra Milo per Milo. Sapere se parla con Fellini, Fellini. Oppure no. Cioè, lo sai chi è stata la prima a fare la macchina gente. Della verità? Io. In Rai, la prima, primissima. Prima volta che fu usata in televisione la fecero per lei. E... che fu una cosa molto, molto impegnativa, cioè molto difficile, non come la fanno lì, cioè fu molto... È tutt'altro. Sì. Ma è anche tutt'altro. Perché lì, non so se avete notato, ma dicono, poi commentiamo questo confronto, ma lui sta guardando Luigi? Sì, è nella stanza lì vicino e sta guardando, però non credo possa intervenire. Beh, insomma, anche Luigi adesso è proprio bellissimo, non è? Non è neanche bello, cioè l'unica cosa bella che ha è il nome, favoloso. Che già quando ti danno un cognome così... È già una responsabilità. Sono aspettative. Tu, piacere favoloso, uno ti guarda e dici, oddio, uno scherzo. A voi piace, ragazzi? Vi piace favoloso? Gli piace, guarda spinto, l'espressione. Spinto, cattivante, dai. Lui? Sì. È un il nome, cioè bisogna avere coraggio. Ah, ok, il nome, ma lui signori. Come ragazzo, come comportamento, come tutto, vi piace? Credo non possa piacere a nessuno che ha un minimo di buonsenso. No, non sta rispettando il suo cognome. È piaciuto a Nina. Oh, ragazzi. Ma adesso si è accorta però dalle dichiarazioni. Ho capito, ma 4 anni se l'è tenuto sto favoloso finto, questo favoloso dei cinesi, di quarto ordine. Questa dice sì sì ma non dice niente, continua a dire sì da un quarto d'ora ma... Già se lo stanno litigando, non so se notate, oh favoloso, ci va forte. Vedi che favoloso. Il grande fratello serve per trovare è fidanzato. Vero? Ragazzi fate delle domande che guarda vi sto trascurando e vi rispondo. L'espressione della D'Urso che contenta. D'Urso è felicissimo, lei è felice, lei ha nozze, sì sì. Ovviamente non ho giustifiche a riguardo lo spazio della nomination. Non ho giustifiche. Io sarei curioso di sapere la Moritz fuori invece cosa starà pensando di loro due che se la contendono dopo lei che era lì da 4 anni. Bravo. Sarei proprio vero, curioso di vedere la sua vero. Faccia adesso. Secondo perché, me glielo lascia volentieri. Cioè. Sì, adesso ma sì. Me lo ha, guarda, noi Nina la conosciamo. Io veramente se facesse un passo indietro, ma gliene dico non 4, gliene dico 4.000. Ma io penso di no. Dai, no. No, non è possibile, non è possibile. Tu Beffi cosa ne pensi? Di due donne che si contendono un favoloso. Di la tua Beffi. Ma cosa vuoi che dica? Io sto favoloso qui, te l'ho detto? Lo manderei a rastrellare i campi, lo manderei a raccogliere i pomodori, ma ti prego, ma su. E che no, cavolo. Invece nella vita fa lo stesso lavoro. No? E poi è ignorante, è proprio ignorante. Sai quando dice... Sì. C'è l'altro pezzo a 90 che è il compagno della Pezzo Pane. Coccia! Oh. Allora, devi sapere che io e Coccia abbiamo avuto in passato, non una liaison d'amore, tutt'altro, ci stavamo ammazzando. Abbiamo litigato sui social, ma in maniera pesante, perché lui
era uno di quelli che si era permesso di dire che prendere noi all'isola era una vergogna. Capito? Quindi si è aggregato a Striscia sostanzialmente. Sì, e ha fatto tutta una sua campagna, al che io, sai che sono molto sanguigna, lì salta fuori la parte siciliana che è in me, e ho preferito bloccarlo perché sennò sarei andata oltre e poi le conseguenze le avrei pagate io. Mentre però devo dire che, come dice sempre Costanzo, solo gli ignoranti non cambiano mai idea, lì dentro non è il peggio. No, assolutamente. Non è il peggio. No, anzi si comporta anche abbastanza... Lo trovo educato, in maniera abbastanza educata. Un po' falso, un po' subdolo, però non è il peggio. Sì. Anche questo è uno da mantenere, sai? Coccia, sono tutti da mantenere. Ecco, altra cosa favoloso che ha aggredito nella notte per sparlare della pesto pane, anche questo magari se non l'avesse fatto sarebbe stato meglio, Cioè, perché uno poi di fidanzati avrà chi gli pare. I suoi ex. Cos'ha nei piedi lei, gli stivali? La domanda è: quanto c'è di vero in questi reality, secondo Niente. Voi? Niente. Hai sentito cosa hanno detto, no? Che è tutto scritto, che gli autori gli dicono di amoreggiare a favore di camera. Di Striscia? Sì. Secondo me, io ho sempre pensato che quando li chiamano nel confessionale lì, non sia perché c'è lo psicologo, perché gli danno le coordinate. Gli dicono cosa sta tirando, cosa no, su cosa spingere, su cosa no. Io penso questo. C'è una regia, è chiaro, cioè il Grande Fratello è una grande ascolti. Regia. Eh sì. Ascolti. Allora, il sesso ci deve stare, sempre. Le docce bollenti con le mutande cadute, con il reggiseno scappato. Sai, il primo GF è stato bellissimo. Beh, il primo era il primo. Caricone. Anche perché poi... I ragazzi non sapevano che cosa potesse essere. Lì era l'istintività, la naturalezza. Ormai tutti sanno tutto, quindi. Oh, intervenuta. Era ora, Barbara. Sì? Vedi come cambia un trucco fatto da una truccatrice da quando sono in casa? Allora, di queste due donne chi scegliamo, Beffi? La terza? La terza. Brava, sono d'accordo. Sì. Di queste due la terza? La terza. Questo vedi è quello che una donna non dovrebbe fare mai. Questo uomo è super ambito, comunque. Lo voglio. Adesso quando si accorgeranno cosa costa il favoloso, perché questo è uno che mangia, beve, si veste firmato e non diciamo altro. Favoloso però. Fa il tuo lavoro, Tempo fa mi contattò sui social dicendomi che lui fa questo di mestiere, che... E io ho detto, guarda, grazie, ti ringrazio molto, ma me li curo io, me li gestisco io, ma fa quello, sì. Però lui dice imprenditore. Patrizia è una donna di 40 anni però, non 22, una bella donna di 40 anni. Chi è che glielo ha detto? Tu che sai tutto, chi è che gli aveva detto l'età diversa? Quella dei 90 anni? No, no, che gli aveva detto a 40 anni, a 30 anni, 35 anni, mi ricordo. Essere così ignorante. No, me lo sono perso sì, questo. Sì, glielo disse lui. Quindi cosa succede adesso, secondo voi? Arriva il favoloso. Chi lo sa? Esatto. E gli chiederà quanti soldi hai in banca. Ecco. Che così... Ma più che chiedere, lo dovranno usare bene. Da che parte... Quale? No, ma io quella cintura gliela devo togliere. No, però, io voglio. Non hai qualche la conoscenza lì dentro da fargli scrivere qualcosa? Ma oddio, sai, col gusto
ci sono delle cose belle anche dai cinesi, volendo, sì, perché alla fine copiano le cose che fanno gli altri stilisti. Qui hanno copiato proprio male, qui hanno fatto una roba. Loro, vedi, sono talmente rapiti dal GF che non commentano niente, loro lo guardano, loro sono a casa. Loro sono proprio a casa, a casa di Stefania e va. Vero? Allora, Beffi voleva dire... Vediamo cos'è che volevi dire prima? Se ci fosse un ristoratore o un gestore di un locale furbo che volesse venire... I furbi scarseggiano da morire, capito? Tu fai il perché tuo appello. Io credo che un pizzaiolo, che ne so io, ecco, uno che in questo momento sta guardando noi... E deve sapere che siamo rosse come due tacchini, sì, ma è lo che facciamo pena perché qui dentro sono 90 gradi, ma non è colpa di nessuno. E allora sai, avremo anche appetito. No, allora io mi rivolgo a uno che abbia un bar qui nei dintorni. Io voglio uno spritz, perché io vado a spritz. Ecco. Oh, anche tu. Lo so perché ti vedo, tutti voi vi vedo. Io voglio una cosetta da mettere sotto ai denti. Io voglio e pretendo uno spritz. Allora, se qualcuno è furbo, viene qua, si siede qua e comincia a raccontare come ha fatto, dove ha preso i soldini per fare il ristorante, se lavora poco, come mai lavora poco? Sentiamo, noi siamo in grado di farlo lavorare questo ristorante. Sentiamo, favoloso. E facciamo veramente in fretta. È un momento cruciale, Beth. Ma allora vuoi mangiare o no? Se, cioè, non ho capito io. Lei ha fame. Favoloso, capirai, ma che se ne frega, no, il favoloso. Allora. Ah, ma non avevo notato la braghina anni 70. Se poi invece... È per quello che prima Mattia ti ha detto attendiamo un attimo, perché doveva vederla... Tutto, giusto, giusto. Se poi invece sì? C'è una boutique, una sì, persona... Intanto ha scritto il parrucchiere. Vedi, ecco. Allora, quello se... bravissimo. Signor parrucchiere, lei è molto bravo, lo so. Non mi ricordo il nome se non lo dicevo. Però anche lei ha bisogno, Sergio, di clienti. Che no? Ha un locale qui, a, un locale, Vittoria, un salone qui a Brescia. Allora, sì, lei viene qua, si fa pubblicità. Ci pettina. Paga la televisione perché ho... Capito? E sai com'è? No? Va bene? Hai credo. No, paghi nessuno. Parrucchiere, venga, mi viene a pettinare. Ma è che guarda qua. Vi piace? Che commentiamo anche la pubblicità, ragazzi. Eh sì, guarda, la D'Urso anche qua che fa il cane. Fa anche il cane. Sì, infatti l'altro giorno ha raccontato... Presta la voce a una cagnetta. Lei e la Marini. Ah. Cioè, ma anche Malgioglio c'è. Anche Malgioglio. Tutti i cani li hanno presi, c'è tutti... No, però dai, Malgioglio mi è anche simpatico. Io invece sono curioso di sapere, Vanna, cosa pensa di Malgioglio, se gli piace come opinionista. È meglio che non te lo dico. Potrebbe essere pericolosa questa risposta. Pericolosissima. Allora, diciamo una cosa, che lo conosciamo ed è tutta un'altra cosa, non è così. No. Peggio meglio. Ha una cattiveria di dentro, hai capito? Allora, mamma, non parla ti prego. Con nessuno. Allora, anche a me questo sì. No, ma che toccare? Ma chi lo vuol toccare? No. Oh? Calma. Ma chi è che vuol toccare Mangioglio? Ma ti prego. No, assolutamente. No. Ragazzi, quello del contatto fisico ci può stare, molte persone dite, hanno paura del contatto fisico. No, lui dice non vuole fare selfie, no, però è molto innanzitutto protettivo verso se stesso. È pauroso quando è in giro, è tutto stretto tra gli altri. E no, è uno che se la tira molto, si sente molto. Invece molto a me piace. Piace molto come vista lei. Anche a me non piace. Non la fanno parlare? Mi piace molto. Lei la farei parlare tanto perché lei è una donna intelligentissima. Non la fanno parlare. Con una cultura che va al di là, cioè... E poi è pungente, sì, ci sta, sì, ha il suo ruolo. Ha le battute giuste al momento giusto, ma parla solo lui. Ecco, questo bambino e io quando... lo amo, per esempio. Le poche volte che parla la Izzo, gli dice lui, non mi fai... mi interrompi sempre e parli solo tu, è vero. E invece da sempre gli opinionisti nelle trasmissioni, queste trasmissioni parlano veramente poco.
anche con la Marcuzzi all'isola. No, più che veramente poco, ce n'è uno che parla sempre, l'altro che non parla mai. Sì, anche con all'isola era così. Mara si distingueva, Mara, perché Mara è la numero sì, uno. Vabbè, tutti e due comunque. Però piazza, anche lei non è che abbia avuto, anzi sono molto felice che sia passata in Rai. Sembra la domenica in, è certo. Certo. Certo da lei, quindi certo. Quindi certo. No, no, ma me l'ha confermato, lo so. Lei ha detto, per una volta ho scelto col cuore. E io ho detto, hai fatto bene, che il cuore non sbaglia mai. C'era anche quel meraviglioso libro, Va dove ti porta il cuore. Quindi le parodi? Beh, le parodi vanno a Bergamo Alta. Cioè, a Bergamo Alta, è tanto bello lì. No, stanno bene lì dall'alto. C'è l'aria buona. Pensare che la sorella piccola, mi si chiama? Benedetta. La Benedetta. Quando fai programmi di cucina a me piace. C'era cotto mangiato faceva sì. All'epoca. No, ma dopo faceva anche su un programma tutto suo. Diciamo sì, che l'altra era bravissima a fare il telegiornale, a me piaceva. Allora, posso spezzare una lancia a favore di Cristina Parodi? Secondo me è la donna più elegante della televisione italiana. Sì, quello è vero. Anche è vero. Secondo me no, la no, più no, elegante. No, è vero, è vero. È anche una bella donna. No, 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 su quello è verissimo. Ecco, vediamo qua che questi sono. Sì, è molto raffinata. Sì. Molto, molto, di classe. Viale Zara è dietro l'angolo. Quindi cosa succede? Barbara non era pronta? Ah no, è lì. Certo che questa donna... Mi piace Stefania la posa sempre con queste mani sul fianco. Io detesto tutto quello che è studiato. Io amo la spontaneità, anche un dito nel naso, guarda, però io la vorrei più vera. Più vera, meno impostata. Cioè, sì, non mi piacciono le persone che studiano. Chi? Ah, Ken. Ken Umano? Ah, è emozionante, incontrare Luigi. Beffi sta per incontrare Luigi. Tu sei emozionata, da 1 a 10 quanto sei emozionata, Beffi? Sono invidiosa. Ma poi è sempre vestito, perché è sempre quei gilettoni lì? Cosa c'è nel bigliettino? Una promessa in mano. Chi è? Un cuore matto che ti vuole bene. Quella la cantava Bobby Solo, Beffi? No? Little Tony. Ecco, ma della figlia di Bobby Solo. Ma tanto favoloso, qua si tira per le lunghe. Io ho un giudizio molto chiaro e... No, io voglio chiedere a voi che siete giovani. Se un genitore non ti vuole, è urgente che tu... Ma soprattutto la domanda è un'altra. Se Bobby Solo lì, quello, fosse stato un postino o una... Bravo! Oh, grande! Abbiamo un nuovo inquilino di casa, eh? Adesso vediamo se... Ogni tanto ci diamo i cambi. Se è degno di stare qui con noi oppure no. Se paga l'affitto con noi o no. No, gli affitti normalmente non li pago. Grande Iari. Al limite mi ospitano anche qua come alla casa. Bravo. Vivo, vegeto e tranquillo. Allora, stavamo dicendo, Iari. Sì. Perché io non ho mai visto genitori che vadano a chiedere a forza di essere riconosciuti da gente povera. Cioè... Mi spiego meglio, se la figlia di Bobby Solo fosse figlia di un senza tetto, andrebbe insistentemente a cercare sto padre? Sicuramente e sicuramente sì, ironico. Ah, ecco. Beh, io devo fare una controantitesi, perché sennò siamo in un'unica direzione. Potrebbe essere che anche qualcuno va a cercare il genitore vero perché gli vuole bene, ma da lì vedi se una persona è vera e falsa, no? Certo. Dato che parliamo di un mondo completamente falso, come dicevi poco fa, quindi... Allora, in televisione io non ho mai visto qualcuno andare a cercare un genitore se non ricco e famoso. Allora, ti spiego. Secondo il mio punto di vista, allora, Bobby Solo non è sicuramente ricco. È famoso. Assolutamente. Lei
è nessuno. Appunto. Per andare in televisione, sai, ha dovuto aggrapparsi a sta roba, ma non per soldi, perché Bobby Solo secondo me non ne ha. Io ho detto per soldi o per fama. Per fama. Però non ho mai visto andare, dice, sai, mio padre è un faceva il postino. Lui tra l'altro ha dichiarato in un'intervista che l'incasso del suo ultimo disco è stato di 5-600 euro, per farti intendere quanto capirai, può essere ricco. Ne ha venduti parecchi, insomma. L'ultimo disco che ha fatto. Beh, ormai anche, ormai anche lui ha un'età. Però sai, magari io non lo so se lui... va. Poi lui... tutta la vita ha cantato una lacrima sul viso, Sì, a forza di piangere, ragazzi, la gente si è anche stufata. Oltre alla lacrima sul viso... Vanna, oltre a una lacrima sul viso, ti viene in mente qualche altra canzone sua? No. A me no. A me no, neanche a me. Ecco l'entrata di Favoloso, che ha una camminata che ha tutto fuorché favolosa, guarda. Sembra proprio quegli scaricatori del mercato del pesce. È vero. Lei invece è molto, guarda la posa. Il giubbotto è sobrio. No, no, ma si veste bene lui, è l'unica cosa che si può dire che si veste bene. Ma perché questi vestiti glieli ha messi Nina, sai? Dopo cambia. Sei capito perché? Allora, hai visto? Somiglia alla Callas lei. Ah? Maria Callas. Anche è vero. Vabbè, è l'unica cosa che ha fatto, lei è stata con Vacchi e con Ricucci, no? Questo esatto. È il suo curriculum. Però a 22 anni... Si è impegnata. Nel senso, si è impegnata. Li ha scelti giusti? Li ometti? Non ha preso proprio l'ortomercato di fianco casa, insomma. Vedi come sono tutti rapiti, guarda. Arrivano anche dei saluti per voi. Comunicazione non verbale, guarda la chiusura, braccia, gambe, non guarda mai negli occhi. È vero. Un mentitore nato, insomma. Lui è tutto quello che non bisogna fare. È vero. Ma sai che sembra lui? Sembra Ilario. Ilario? No, a me ricorda il ragazzo che abita sopra... A Papero. Arrivano anche dei complimenti per voi. Stefania e Vanna siete fantastiche. Bacio Davide. Grazie. Ciao Papero. No, è Davide, quale Davide? Davide non si è fermato. Davide, devi fermarti, mi raccomando. Ciao Davide. Davide, firmati. Chi ci sta seguendo? Se vuoi qua c'è la fotografia, se vuoi venire a vederlo, no, magari lo conosci. Ma va vero o falsa, vai a lavorare, dai, fai la commessa da qualche parte, non so, vai a vendere mortadelle più, dai, a Bologna, una bella mortadella la fai a fette? Secondo voi che insomma siete assidui telespettatori di questi reality, anche voi se entraste in un reality cerchereste subito di accoppiarvi? Per preservarvi dal televoto, dall'uscita, da... Ma se si chiama reality un motivo c'è, perché deve essere assomigliare il più possibile alla realtà, in realtà, quindi... E tu dici nella realtà è così? Però so benissimo che non è così, quindi... ecco l'altro è dei quattro che non mi veniva, è Tarzan. Diciamo che quello la realtà secondo della me realtà è un bel ragazzo, Effettivamente è una a me strategia, Tarzan, no? Sembra proprio un bel uomo, Nella realtà, piace, della Barna, realtà come dici tu, è una strategia. È il nipote appunto, che vorrebbe. Il passato ha pagato, quindi si riprova ancora. Magari uno su 10 ce la fa, no? Dipende poi da che processo da sei. Questo, il GF nacque come un esperimento, no? Il Grande Fratello è un esperimento del Novecento, quindi è un esperimento. Dove delle persone convivono all'interno di una casa e vengono viste dall'esterno. È una cosa... Ho guardato Grande Fratello io. Stasera. È la prima volta. Abbiamo devo dire che non una è che... persona unica al mondo. L'abbiamo noi, qui con noi nella nostra casa. Non so neanche chi è quello lì, però. Ci veste bene, devo dire. Nel senso... Questo è Luigi Favoloso, ex di... Favoloso, quello di nome di fatto. È lui. Sì,
Big Brother is Watching You, è del 1984, un esperimento di George Orwell. E vedi? No, no, l'avevo sentito. Cioè lui sosteneva che mettendo delle persone insieme e spiandole si sarebbe visto. Ha fatto la anche vera... un film, il film Truman Show. Truman Show, ah, bravissimo. Stupendo. Quello l'avrei visto. E dopo alla fine scopre che fuori c'è un guardato solo televendite. Da bambino, tutta la vita televendite. Mi sono formato allora, su quello. Allora, The Truman Show lo devi guardare perché è attinente a quello che fai. Cioè praticamente è una persona che nasce guardato, è figlio della pubblicità, i genitori recitano. Lui vive in un reality e non lo sa finché, poi non te lo dico, guarda che ha la collana come quella che avevo io prima, la Issa. Grande Cristian, numero uno! Come in ogni caso che si rispetti, proprio c'è sempre il brindisi. Ci vogliamo? Invece voi, il grande fratello, andreste, cosa pensereste di uno che si accoppia? Io gli darei due sberle all'istante, se facesse fate qualcosa davanti... Fate coppia lì anche voi? No, guarda... Io sono dell'idea, lo stavo dicendo prima, poi mi sono interrotta, non so perché, non mi interessa il tipo di sessualità, cioè se uno ama una donna, un uomo, non è importante, un dromedario, un catafalco, non è importante, basta che sia maggiorenne, uno può fare quello che vuole. È consenziente. Però, secondo me, possono fare le orge, possono quello che vogliono, ma si fa tra quattro mura. Io non... ma non perché io sia... puritana, tutt'altro. Dopo vi racconto anche che prova senza sapere mi hanno portato... non nell'atto fisico ma morale, no? Per esempio una coppia come voi dentro al Grande Fratello spaccherebbe perché c'è una complicità, no? Magari loro cercano nella irrealtà di ricreare questo, no? Sì. Oltre che il mero sesso che c'è. È vero, chiaro, questo può essere vero, però questo... Tra uno e l'altro... Se metti una coppia che sia già una coppia. Magari. Non per forza. Ma sai, è vero che lì dentro sono nate, adesso tu non hai mai guardato il GF negli anni, ma sono nate coppie vere, eh? Se n'è andata stizzita la babena. Dove è andata con quella roba? È andata via, sì. Grazie, a me pochissimo, eh? Se n'è andata? Certo, per brindare. Casa bagnata, casa fortunata! Olè! Bravo, porta buono. Allora, c'è, come si chiama quella coppia bellissima che è nata nel GF? Katia e Ascanio. Che hanno avuto due bambini, esatto. Si sono sposati. E loro sono una bellissima coppia. E quello era l'anno, adesso te lo dico, 2004, quindi già da tanti poi, anni. Poi, aspetta, non è l'unica. Ah, la ragazza... Guarda, con quei guantini. Ecco, io quei guantini lì glieli toglierei e glieli farei mangiare. Ma perché ha sempre quei guantini? Ma perché ha sti guantini? Forse ha la vitiligo. No, ha le macchie. No, la vitiligo. Ma la macchie, le macchie dell'età. Ah. Come si chiama, Beffi? Le macchie della vecchiaia. No, guarda come sono rosso. Sembra, lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. E tu sei piccoli. Vediamo se fa parlare la Isto, aspetta. Bravo, bravo. Chi se ne frega di Luigi? Basta. Ha aperto la bocca la Izzo, basta. Ma perché l'avrà messa lì? Perché cosa ha detto? Non ho sentito. Ragazzi, chi ha minacciato Malgi? Izzo avrà minacciato. Ah, è quello che dicevamo quello prima. Che abbiamo accennato prima. Qui vanno a urlare per Aida, lei non sente. Ah, no, urlano a lei. Ah, questo è contro Mariana. Mariana, no. Beh, devo dire che non stanno bene, eh. La prima volta che li vedo, ma non stanno bene già da... No, ma guarda che se ci pensi, è vero che è un esperimento sociale, eh? Perché qui veramente tiri fuori il peggio, eh? Io non ho... La miseria, dai. Tirano, sì,
si parla tanto di bullismo, di cosa. Qui hanno fatto tutto. E sono. Già la prima puntata avevano fatto tutto. Allora, poggio qui, ragazzi, guardate il soffitto un attimo. Tutti in piedi. Tutti in piedi. Cin cin! Cin! Salute! Arriva, Abaco, ipora dentro. Cin, cin. Bravo, mi sono dimenticato un pezzo. Cin. Cin cin. Oh, quest'altro, vedi? Questo si sente già uno arrivato nella vita. Lui si sente già... Questo è Dani. Ah, Dani! Questo, Iari, è quello che ti dicevo, che organizza già le serate per quando uscirà. Pare che quello ha bestemmiato, no? Adesso, tra le altre cose. Secondo me anche Luigi si sente proprio arrivato. Perché essere conteso continuamente dalle donne, secondo me a lui piace questo personaggio. Ma sai perché lui è conteso dalle donne? Perché era il fidanzato di Nina. Esatto. Adesso perdendo Nina, lui non è più, sai, rimane un po' la scia dell'ex di Nina e poi diventa la pinta, la Santa Maria dopo. Infatti sono curioso se dovesse mai uscire la prossima donna, a chi si appoggerà. Lui? Esatto. Ci vuole una che guadagna dei soldi, te lo dico. Ma non c'è pericolo. Ci vuole una donna che guadagna soldi, perché lui qui da mantenere è uno che costa. Hai visto che bel giubbotto che ha? Che quello piace a te? Ma io non so. Il giubbotto che ha? No, lui si veste bene. Bisogna andare a chiedere a Nina dove l'ha preso. Ma sai, a Nina gli regalano tutto. Chi ti conosce? Chi ha già un uomo che ti parla così? Chi ti conosce? Bello, no? No, no, è tanta roba, Oh, ecco. Vediamo se la fanno parlare sto giro. Perché stanno tutti a testa bassa così? Guarda questo. Quello tutto tatuato in faccia lo conosci? Io leggo solo linguaggi del corpo. Tutti che non parlano, nessuno che vuole mettersi in mezzo. Per tutti non che stanno così. Nessuno che vuole cedere davanti a queste situazioni perché chiaramente c'è un peso sul collo. Lascia. Sai no? Cosa mi ricorda? Quando si andava a scuola, no? Che cercavi di nasconderti, sennò la prof ti vedeva. E ti interrogava. Fanno così. Brava, stai zitta che guarda, perdi un'occasione quando parli. Secondo me. Gli ha tolto anche un anno, Mariano. E poi anche gli altri, nessuno pensava di non dover dire ad Aida. Lei è vestita da domatrice del circo. Eccola che parte. Eccola! Lei dalla mattina alla sera fa così, Iari. Io adoro la mia vita. Amo mia vita. Entrano le droghe dentro? Oppure. Lei dice che è mandata dal Signore. No, per me no. Una cosa solo. No, ho visto, no, non esce. No, anche perché se esce cosa rimane? Questa le dava in faccia a qualcuno. Quello lì, quel nero che hanno mandato fuori, che poi adesso l'hanno fatto. Beh, qua è molto accentuata. Guarda, questa scena uno si può capire che non è la realtà questo programma qua. Beh, ma guarda che la gente così esiste. Sì. Guarda sì. Che vicino a dove abito io c'è una pazza che ogni volta che mi vede nel mio giardino cannafio urla così. Cosa fai con la... Questa, sembra questa. Sì, uguale. Uguale, spagnoli, bravo. E tu stai fare come reagisci? Ah, io torno in casa perché poi quando passa vado via, ecco, torno fuori. Comando non farla entrare in questa casa. È una roba da paura. Sembra invitiamola questa. Qua. La dovremmo invitare qua, questa signora qua. Si chiama Vacca, dico per l'amor di Dio. Oh, non puoi capire cosa è questo. È la terza settimana questo dovrebbe essere, mi sembra. Cosa? Terza settimana che sono qua. No, di più. Quarta. Questa è la quarta puntata. Eh sì. Terza settimana? Ah sì, scusa. Terza settimana, sì sì. A me piace lui. A me piace Tarzan. Anche a Vanna piace. Perché ti ricorda una persona. No, lo mi stile. Piace. A parte che mi...
prova a guardarlo 10 anni prima. Mi ricorda gli anni 80 che infatti... io amo. Ma se tu lo segui, lui è carino, è buono. Guarda questo. Eccolo quello che è. Eh beh, l'hanno accusata perché gli ha detto che puzza. Beh, scusa, ma ha fatto bene. Dai. Allora, sai perché è successo tutto sto casino? Perché lui è nero. Hanno e allora dice razzista, certo, perché hanno strumentalizzato. Cioè, ma puzzano anche i bianchi, eh? Però se uno puzza e non lo sa, bisogna dirglielo, ragazzi. Cioè, credimi che sono tante quelle persone lì, eh? Io che ho un turnover in ufficio di un centinaio di ragazzi, ce n'è qualcuno che glielo devi veramente dire, perché se no non si lavano mica. Sai quanti ne ho licenziati io? Noi abbiamo avuto quando tante avevo la ditta, allora prima gli mettevo il deodorante nel camice, poi il profumo, poi il bagnoschiuma, poi e poi poi basta. Anche tu quello devi dire, ti trovi in una situazione di imbarazzo. È imbarazzantissimo. È imbarazzante, sì. Sì che ci vuole poco, e 10 minuti te la fai. Però cioè, per me una persona così è da apprezzare. Cioè, è peggio chi dietro ti dice puzza come una bestia, però non hanno il coraggio di dire. Cioè, ragazzi, se puzzi ti devi lavare. No. Io poi sai chi puzza di aglio, Madonna, e di sudore. Io gli darei la pena di morte, quindi non è che... Io ieri pomeriggio avevo di fianco una che puzzava d'aglio, tipo piantagione. Veramente, io non posso, No, io, ma se mai andassi al governo, la prima legge che farei sarebbe quella. L'aglio, proibito. Proibito proprio, no. Anche lei ci prova? No, vuol solo parlare. Ah. Ma io vi dico la verità, lei è un soggetto, a me non dispiace però. Neanche a me dispiace. Nel senso che... Non è cattiva. No, non è cattiva, lei è un po' pazza così, capito? Ma al di fuori è simpatica, dopo bisognerebbe viverla dentro. Sì. Io invece chi veramente non sopporto davvero è quell'angelo. Il Ken italiano. Sì. Madre di Dio, no. No, quello non mi piace. Quello veramente no. Guarda questo, guarda, enciclopedia questo. Dopo, ma ce ne hanno dei momenti allora allegri, non li vedo mai io questi. Vabbè, non è che noi stiamo là a guardare. No, io lo vedo solo la puntata, dico la verità, e ogni tanto la notte quando fanno il... Ecco, ad esempio la Barbara ha detto che la canzone che ha scritto lei, che è questa, che non si capisce niente, che diventerà un tormentone, che lei, guarda, lei guadagnerà i miliardi con questa canzone che ha scritto, sì. Ecco, poi secondo voi è giusto che non facciano vedere di notte? Dalle due mi sembra, vero? Quello è una cosa non reputo corretta, perché l'esperimento è 24 ore su 24. Anche perché... Come lo pubblicizzano come un programma 24 ore su 24? In quei momenti loro possono fare quello che vogliono. Devono fare come la De Filippi che compra... È sempre stato live, c'è un canale, il 34, che lo trasmette live, no? Però le altre edizioni era 24 su 24, stavolta no. Ma questa ragazza che si espone così tanto è odiata da tutti, giustamente, no? Questa Ida, sì. Ma perché è un po' il leader della situazione, probabilmente, anche, o comunque quella che la emerge temono, più di tutti. La temono. Si vede, nel senso, quando lei parla tutti... Dalla prima puntata, cioè proprio... diciamo che per la massa, quando sei un po' differente, anche solo per come cammini, ti inquadrano subito, quindi diciamo che la massa in questo caso potrebbe vincere proprio perché sono in tanti che secondo giudicano me, sì. Uno da infatti solo. C'è chi la dà per una possibile... Ma secondo me anche stasera, nella massa c'è comunque il leader, perché come vedi anche... Allora io non voto molti perché... vanno piano non... piano, uno alla volta da lei a magari... Sì. Scusate, c'è ovviamente... Baez si chiama, adesso non mi ricordo il nome... Baez, esatto. Che è l'unico che non si è mai
sei sempre schierato contro. Però cerca di avere un atteggiamento da leader non espressivo, che fa esprimere anche gli altri, ma un po' oppressivo, no? Perché chi quando questo? Lei parla, questa ragazza qua, sì, Aida, sì. Gli altri non parlano, stanno sempre tutti muti, sì. Questo non è positivo per la leadership. No, però, no, quello dall'altra no. parte è quella che emerge più di tutti, quindi sì. A mio avviso, secondo me, se c'è il pubblico che deve votare e, il pubblico davvero decide, perché poi bravo, questo perché bisogna questo vederlo, io non lei non esce. Potrebbe essere 30, un punto ragazzi, di forza in quanto... Devo chiudere la diretta per forza perché Instagram è così e poi ritorno. State lì, eh? Potrebbe essere veramente un punto di forza in quanto giustamente non la portano all'eliminazione. Ma sicuro, quando tanti ti odiano vuol dire che ci sono anche tanti che ti amano. Esatto. Ma più ti odiano sì. Più ti guardano e parlano di te. Nel bravo! Senso, anche io quando sono su Instagram che pubblico le mie cose, sai in quanti ti danno guarda quel coglione lì, guarda quello. No, ma è libero qua. Cose, no? Ecco. Che se ne parli bene o che se ne parli male, l'importante è che se ne parli. 10 volte tanto, perché è un po' come la vacanza, no? Se tu vai a Ibiza d'estate e fai una vacanza normale, ti diverti, la ricordi. Ma se tu vai d'estate, paghi un sacco l'hotel e piove tutta la settimana, quella vacanza non la dimentichi mai. Quindi diciamo che le cose negative tendono più facilmente a espandersi. Segnano di più, è vero. Guarda, io conosco due coglioni, un uomo e una donna, non vi dico chi. Regia! Siamo usciti dalla casa, è tornata alla casa. Sai quando hanno tanto criticato Cracco per quella famosa pizza, no? Bene, io conosco due coglioni, non ti dico qui chi, perché li conosci pure tu. Un uomo e una donna che No, non è chi pensa. Si sono intestarditi che vogliono quella pizza, va bene? Lui non le fa più. No, ma loro lui tutte cosa le ha mattine inventato? Vanno là perché vogliono quella pizza. Senti lui cosa ha inventato, capito? Perché secondo me l'ha inventato. È stato un dritto lui della Madonna. Lui a tutti quelli che vanno per cercare sta pizza dice, è finita? Dovevi venire, ma a che ora la fate? Non c'è un orario. Capito, due coglioni che tutti i giorni, la vogliono? No, adesso io ti dico, non so. È così comunque, è vero. Ma poi la mangiano? Ma non sono ancora riuscito. Non ho ancora riuscito a averla, no? Diciamo come una caccia al tesoro, dai. Ma perché? Perché sta pizza, come dici tu, ne hanno parlato tutti male. Sì, l'hanno male. Distrutta e quindi dice no. Se ne parlavano bene, vabbè, una delle tante cose di cui parli bene. Trattandosi di Cracco e di una cosa di cui parli male, tutti la vogliono. Ormai ruota tutto al contrario. Comunque di questo GF secondo me rimarrà solo lei, solo Aida nei ricordi futuri. Non solo, anche il giudizio della gente secondo me, perché questo GF sta a parere mio, come posso, ognuno può esprimere il proprio pensiero, è un GF che sta divulgando odio e maleducazione ed è un programma che è sempre più visto, dato che... Visto che la Dulce giustamente ci tiene a esporre i dati che lei fa, l'audience, lo share, ok? A parer mio... Dovrebbe dirlo. Sì. Tornato. A parer mio è una cosa non troppo positiva dal punto di vista sociale, perché stanno dando un brutto messaggio. Bruttissimo. E vorrei guardare, essendo che dà un messaggio brutto, rimarrà sicuramente come l'edizione. Io vorrei guardare sempre sull'aspetto delle notizie positive e negative. Probabilmente è pilotato anche in questa manovra, certo, in modo tale che resta. Certo, no? È pilotato in questa manovra. Però questo non è comunque molto diverso da tanti altri programmi che si vedono dove magari il bullismo, la maleducazione c'è, non così evidente, ma è molto più sottile e forse ancora peggio. E forse ancora peggio quando la maleducazione non è diretta, perché se io ti dico sei un figlio di, oppure tua mamma è una meretrice, probabilmente il meretrice ti fa diventare ancora più pazzo del sei figlio di. È vero. Perché vuol dire perché che l'hai proprio anche ricercata. In giro, no? È vero. Sono d'accordo. Comunque è vero che sai, è iniziato 15 anni fa il GF, no? Sei la quindicesima. In 15 anni il mondo è cambiato, eh? Cioè i ragazzi sono cambiati. Vabbè, io le prime edizioni giustamente ero piccolino, devo essere sincero, le ho guardate ma non mi ricordo più. Io che lavoro in mezzo ai ragazzi tutti i giorni, dove il più vecchio ha 25 anni, vedo come sono cambiati i ragazzi. No, ma la maleducazione impera,
il classismo impera, però il non razzismo. È una giustificazione, il potere mediatico che ha la televisione per questo dovrebbe esporre dovrebbe essere il contrario, e divulgare educazione, non queste cose qua. No, no, è vero. Dopo i programmi intelligenti li mettono in seconda serata. Ma invece sembra solo che i problemi siano l'omofobia. Cosa esatto, ma non è l'unico. Se uno tocca un gay o dice, basta, ha finito di vivere. Esatto. Non si può. Ma allora anche perché vedi, quello va a moda. Sì, ma la vita dai, è composta da molti altri valori. Adesso è questa che moda di sì, non sì, vabbè, toccarlo. Ma scusa, ma allora gli etero, cioè, li possiamo ammazzare, cosa? Dobbiamo no, questo tutelare. Qua non è una giustificazione. Anche perché, come però dice la Lucarelli, che io stimo molto, dice, fin tanto che presenteranno un GF dicendo, nel GF ci sono tre gay, cose. Sono loro i primi che ghettizzano i gay e lui, che mettono un'etichetta di male, diverso. Ho detto una moda, non una moda del. È una moda a sottolineare questi aspetti. Certo, no? Certo. Non che sia una tu moda quando ti presenti dice piacere, Iari sono etero, no? Cioè, no. A parer mio, come diceva Stefania, stanno ghettizzando in primis loro. Loro? Perché sanno benissimo di avere sanno benissimo il potere che ha la televisione nei confronti della società e di tutto ciò che ne allora circonda. Dice a me che ha avuto un'esperienza che lei conosce di quelle eclatanti. Certo, con la certo, ma anche sulla vostra esperienza, dico. Ah, sì, sì, sì. Certo, sì. Ce l'avevi già spiegato. Poi ho avuto modo anche di parlarci con Stefania la volta no, scorsa. No, ma non dopo mia, adesso questa è una cosa sua. Noi ne abbiamo avute, no, beh, ma è così. Cioè, non esiste un programma vero, dai, non esiste. Che peccato. Prima ti attaccano, prima ti distruggono, poi dice no, ma tu puoi venire a dire la tua. Peccato. Questo è il senso. Cosa dici la tua? Certo, quando certo c'è una regia, quando ci sono degli autori, quando c'è chi ha già scritto come deve essere, basta. Tutto è base al marketing, no? Quindi certo, la famosa frase, so is cake che comanda, è la verità. È vero, è verissimo. Abbiamo un segnale ecco debole. Dove? Ah, andiamo in io dove? Ragazzi, pubblicità. Ma noi continuiamo sui social, quindi noi siamo qua. Torniamo tra poco. Vogliamo prenderci una pausa insieme per il nostro benessere, il nostro relax? Ma certo, lo facciamo con Global Relax, l'azienda da 25 anni leader nella produzione e vendita delle poltrone massaggianti. Un prodotto di grandissima qualità perché totalmente realizzato in Italia. Oggi vi presentiamo questi tre modelli, il modello Beautiful, il modello Dynasty e il modello Vivere. Queste poltrone Global Relax sono nomi che voi avete già sentito in tante altre occasioni, ma le proponiamo perché sono state rinnovate e, se possibile, ancora di più migliorate. E attenzione, le sorprese non finiscono qui!
perché oggi Global Relax ha deciso di farti un'incredibile offerta. Se acquisti la favolosa poltrona Beautiful, la poltrona Dynasty o la poltrona Vivere, riceverai compreso nel prezzo un divano. Sì, hai capito bene, un pratico, comodo, spazioso ed elegante divano che ha la possibilità di diventare anche divano letto, da abbinare alla tua nuova poltrona. Ma attenzione, non stiamo parlando di un divano qualsiasi, ma di un prodotto Global Relax, garantito 10 anni e interamente realizzato in Italia. Pratico, solido, elegante, disponibile in moltissimi tessuti e colori e rifinito accuratamente dagli artigiani Global Relax. E in più ricordati che è disponibile anche nella versione divano letto. Ecco perché devi chiamare immediatamente e approfittare di questa esclusiva offerta. La poltrona Global Relax Beautiful, Dynasty o Vivere e un fantastico divano compreso nel prezzo. Ma affrettati, perché l'offerta è limitata nel tempo. Chiama ora! Scegliete il Made in Italy, scegliete Global Relax. La tua poltrona è Global Relax. Sì, eh? Ah, siamo già online, ragazzi. Ciao bei ragazzi! Ciao! Ciao! Salutiamo il nostro coinquilino Iari. Salutiamo tutti. Ciao ragazzi! Come da Chiambretti? Gente che va. Chi è? Gente che va, gente ecco, che viene. Ecco, ecco. Oh, finalmente. Oh. A Luigi. Brava. Convengo pienamente. Brava, grande Izzo. Ma lui è un capone. Grandissima. Sai. Vedi che quando parla, parla poco ma parla a segno. Lui sembra, sai che quello che viene a vendere le arance con quel camion, no, il napoletano, dice ciao, buona te! A Catanillo. Quante casse vuoi? Non ne voglio. E buona te! Aspetta. Bravi. La mia collana? Perché cosa ha detto la Sagrada Famiglia? Ah sì, però anche lui nei giorni scorsi è sentito attaccato sì. A Ida perché ha spalmato la marmellata sul cornicione della pizza. Beh, se lei lo voleva. Ma nero però. Ma roba da mare. Ma lui è sempre quello che sarà anche arrabbiato sul sugo, no? No, non è sì, questo, è l'altro. Lui dice che fa parte di, come si chiama, quella Casa Pound. Sì. E allora mette sempre in mezzo Casa Pound con queste cose, non so cosa c'è. È un partito. Quindi no. La politica con... Sì. Lui farebbe politica? Una destra molto estrema. Sì, sì è cosa destra. Dice? Vedi che burino che è. Ma come ha fatto lei a abitarci 4 anni ah, insieme? Ah, io non perché ho parole. Un giorno e la notte. Lei è veramente... Lei è la donna più bella che io abbia mai visto nella mia vita. Avrà qualche dote nascosta? Può darsi. Questo? Non lo so. Ma sai cos'è? Senti anche se c'è un lungo mezzo metro, cioè non è che hai capito. Sai cos'è? Che Nina è una ragazza molto sola. Sì. Oppure lì dentro sta facendo il personaggio che deve fare, semplicemente. No, sai cos'è? Quello secondo lui è proprio me così. Lo puoi pilotare un giorno o due, poi dopo esce chi sei davvero, eh. Io credo. Ah. Uno scrive, ma cazzo, dovete andare voi, Fabio. No, sarebbe noi arriviamo là, tutti noi, ragazzi, suoniamo. Sam Mekic, bara bom bom bom, Sam Mekic, ecco. Oh, adesso. Vedi, questo è un bello che non abballa, noi dicono piace. A Napoli. Che bello, è bello. È più interessante il padre, no? Sì. No. Non so. Vanna richiedono un urlo dal web. Vanna, fammi un urlo. Fai un d'accordo, Beppe. 1, 2, 3. D'accordo! Beh, fila numero 1. Sì.
comunque quella cintura, ragazzi, non mi avete detto ancora di me chi è. Me piacciono le mani. Soprattutto da dove arriva. Da dove arriva, perché secondo me ha anche viaggiato per arrivare. Sì. Spero esca fabuloso. Hai ragione, sei più fabuloso che favoloso. Bisognerebbe sentire la costumista della D'Urso lì. No, ma davvero, cioè, stasera ha esagerato proprio. Pensa che arrivano i camion dove lei può scegliere l'outfit. Mamma mia, ma si può. Di chi? Ce l'ho anche io una giacca così, me l'ero dimenticata. Adesso ci divertiamo, vedrai. Brava! Brava! Questa mi è piaciuta. Lei è la dominante. Però non ha detto sbagliato, perché lui dà l'idea di uno che va dominato. Hai capito, Beffi, com'è la situazione? Beh, a me lei piace perché non le manda a dire, giusto o non giusto, il suo pensiero. No, lei va dritta. Avete notato che ha sempre quella penna in mano? Ma avevano detto, anche scritto. Ma esatto, non lo so, non mi ricordo neanche. Che lei annota tutte le parole, le avevano nascosto anche il taccuino, sì. Secondo me lei non ha 42 anni. Di più? Sì. Secondo me è la cinquantina abbondante. Per me sì. Guarda che bella donna la mamma di Ferri. Ah, è vero che è la mamma, è vero. Bella, sì, ma anche il papà è un bell'uomo. È anche vero che però con le luci della D'Urso... Hai visto? Com'è, cambia il discorso? Che brutto gallo che è questo. Ma più che altro... Perché dare sempre importanza in questo caso a un reality anche spagnolo oltre che italiano? Infatti, cioè, andare perché a prendere Canale fuori. 5 è in Spagna. È in Spagna. E poi hanno bisogno delle polemiche. È sempre un prodotto loro, se ci pensi. Ma tanto noi ce l'abbiamo di personaggi per fare polemica sotto quel punto di vista. Betty, sei meglio della D'Urso, scrivono sul web. Se non altro la giacca ce l'ha meglio. Stasera e la anche camicia. La cintura. E la cintura ti manca. Non ce l'ho. Martedì prossimo con la cintura. E la giacca. Si provava con me. Non credo che... Cosa ci trovate? Raffaello Tonò. In sto Marco Ferri, con sarà tutti sotto i bei ragazzi non che potrà ci venire, sono però ci provo. Glielo chiedo. Se non è sotto contratto, sarebbe martedì bello. Lo porto. Uno schifo sarebbe totale. Bello. No, non può venire. Lavora da lei. Ah già, è vero. È vero. Facciamo l'appello. D'Urso. In lui presta ce l'ho. Figurati. Per l'amicizia che ci lega. Anche perché Raffa, lui ne potrebbe raccontare. Qui con noi. Adesso fa anche radio tutti i giorni. No, ma in radio non mi piace. No. Perché, come diceva prima Iari, è vero, il linguaggio del corpo è molto importante. Sì. Una voce è una voce. Arriva un messaggio, ciao, potete fare gli auguri a Omar Negrinotti che compie 95 anni e vi segue sempre. Ma dai, Omar, auguri! 95 anni! Oh, 95 anni è tanta roba, Omar. Sono tanti, Però devi stare con noi altrettanti, altri 95. Perché noi vogliamo vivere 350, Beppe. Minimo. Vediamo l'entrata. Adesso è frizzata, A lei è frizzata? Frizzata. Ah, beh, così allora... Ma anche questa qua è una tattica di frizzarlo. Così vince facile, perché... No.
Però perdonatemi, cioè io c'ho proprio, io sono un po' all'antica, ma il calzino mettiamolo, i jeans, i pantaloni un po' più lunghi, cioè veramente a me fa proprio sì, ma fa proprio brutto da vedere. No, cioè, hai ragione, poi con l'acqua, cioè, in casa così, esatto, come si no, usa la non milanese. Si può vedere. Un po' troppo anche in casa questo. Pensa che mio marito non si è mai messo i calzini. Però non porti i pantaloni. No, vabbè. Quando ci sposammo a Miami, lui aveva lo smoking bianco, senza calzini, e allora al ristorante c'erano dei tedeschi che lo guardavano, si misero a ridere, pensavo perché ridono, perché aspetta, non avevo mai visto uno. Che Barbara si è arrabbiata. Sacrificio per lei stare zitta. È dura. Ciao. Anche in posa, eh. Vorrei non uscisse favoloso solamente per vederlo molestato ancora qualche giorno da Angelo. Beh, fino a prova contraria, la prima contraddizione la sta facendo lui, che è andato nel suo paese a fare, sì, un veramente, e ad utilizzare lei per ovviamente crescere l'audience, come ha detto lei, e adesso lei che sta facendo la stessa cosa, ma molto probabilmente non la sta facendo per crescere audience, dato che ne ha molto di più di lui, però forse si stanno usando, le sta sentendo la visibilità in Italia, se le sta sentendo, sì, dire l'hai giocata bene, lei ha capito che lei se ne è la scarpa bene. È stata, ecco, adesso parte, Beh, però se ci avesse provato al GF spagnolo l'avrebbero visto, no? Ci sarebbero le immagini, perlomeno. Cioè... Ma poi tra l'altro lui al GF spagnolo era con la sua fidanzata. Ah sì? Lui? Sì. Quindi, a meno che non, insomma, fosse stata una cosa a tre, la vedo difficile. Ma non credo, per me questo l'ha detto lei, no? Come l'ha messa lei? Sembra che faccia l'escort, non l'ha messa lui, che non, forse quello non ha neanche torto, però... Cioè. Sono cose che per dirle le devi sapere, eh. Appunto. L'ha fatto intendere, anche se fosse non è il massimo. No, no. Oh, tra poco entra il Ken umano. Ah, non vedo l'ora. Che ci mancava dal che si è tolto anche le costole. C'ha un vitino da Vespa adesso. Ha fatto come D'Annunzio? Io non ho capito se entrerà come nuovo concorrente o se entra solo per avere un confronto con... No, io credo come concorrente. Per me fanno, io forse sbaglio, ma per me non c'è solo l'eliminazione quella. La doppia eliminazione? Per dice. Me sì, sono tanti, Sono tanti, sono troppi. Ormai le puntate perché non sono, sono quattro puntate. Dovrebbero, no? Essere circa quattro puntate. Sono un po' troppe. Iari dove è finito? È andata a casa? Non so, a casa. Però gli sguardi, voi siete uniche. Gli sguardi della D'Urso sono uniche comunque. Ma com'è vestita la D'Urso? Dice, guarda, ce lo stiamo chiedendo da quando è iniziato il programma. Vedi, Striscia la Notizia dovrebbe fare un'indagine su chi veste la D'Urso. Madonna, veramente bisogna arrestarlo, eh? No, bisogna arrestarlo. Non può stare libero. Non si può lasciare libero, no, uomo o donna che sia. Se sono due, associazione. Ma lei piace, due, dai. Sembra una roba da... Un domatore di leoni? No, questo è un domatore. Tu sei una grande lavoratrice.
Vai Ari, ci segui ancora? Di che ti sei appassionato al GF, non potrai più farne a meno. Perché questo programma tutti dicono di non guardarlo, ma alla fine lo guardano tutti. Tutti quelli che dicono no, guarda, io non lo guardo mai. Però un attimo sanno tutto. Perché sono passate, era messo sul 5, ho visto. Tutti. Dovremmo fare una panoramica qui. Ma perché poi dire? Io ho sempre detto che lo guardo. Poi no, di giorno ovvio non lo guardo, no, perché ovvio. Non ci sono. Io lo guardo un po' di notte. Che c'è la diretta. E poi anche lì c'è stata la polemica che delle ore di notte. Prima. Detto perché? Prima, sì, che perché non è di notte non lo fanno? Non è giusto. Anche perché il Grande Fratello VIP invece si vedeva tutto. Tutte le 24 ore. Io sinceramente è la seconda volta che lo guardo. Sì. L'ho guardato l'altra volta, ma perché c'era la discussione del comportamento di Baie, eccetera. Allora l'ho guardato un po' per capire cosa fosse successo. Tutti perché veramente è spopolato. Esatto, perché lì è stato fatto veramente una cosa immensa. Infatti il giorno dopo c'era già il post della D'Urso con lei. L'ho visto anch'io su Instagram e la percentuale sotto. Quindi nella descrizione. E secondo me proprio per quello lei, Luigi e pochi altri non possono ancora uscire, perché sono i personaggi. Esatto. Non Canale 5 alla deriva. Quindi al momento no. Maga Magò è vestita da Maga Magò. È vero, ha un po' della stanno Maga Magò. In pubblicità loro. Comunque stasera una puntata che non mi piace. È un po' moscia. La settimana scorsa ha fatto super ascolti. Beh, la settimana scorsa era la puntata del botto. Questa settimana è la puntata dei confronti. Guarda con che macchina arriva. Si blocca il video. O sbaglio? Sì. Certo. Come beh, vive di rendita. Fa meglio ascolti anche stasera. Secondo questa settimana Stefania è la puntata dei confronti. Questa? Sì, rispetto all'altra volta che però molto è un più po' diretta. Pallosa, non sono confronti. Sono tutti frizzati, non ci si può esprimere. No, cioè, adesso si deve inventare qualcos'altro di... Non lo so. Di questo Ken. Che secondo me andrà un po' in contrasto con Angelo. Che quello ambisce ad essere come questo Ken. Esatto. Allora, l'abbiamo detto subito, sì, si beccheranno subito. Sì, sì. Ken italiano, Ken americano no, di dove? Rodrigo Alves, mi sembra fosse spagnolo. Non sì. Brasiliano, Brasiliano. Mi ci voleva a me un nipote così? Come chi? Lo facevo a pezzi? Mamma mia. Facevo l'ha umido. Già fatto a pezzi. L'hanno già fatto a pezzi. Per pietà. No. Che poi, prima di farsi tutti quegli interventi, era un bel ragazzo, non era brutto lui. Quello italiano. Sì, quello italiano. Sì. Ma persino e ci vogliono la madre anche i soldi per fare tutti quegli interventi. Ma dai, ma infatti. Per rovinarsi. Ma anche perché, che senso ha? Ma esatto. È quello invece che era dalla D'Urso, che faceva l'elfo, l'avete visto? Io l'ho visto. Ma che brutto. È la non accettazione di se stessi. Ma poi, dai. Poi diventi un fenomeno da baraccone. A Cinecittà pare stia succedendo il delirio. Dove? A Cinecittà. Ah. Perché ragazzi, cosa succede? Siete lì voi? Forse... No, secondo me per il tempo. Piove, diluvierà, penso, per quello forse. No, ma il delirio, ci sarà gente che urla. Penso, non lo so. Grazie Baldo. Quindi Mattia chi esce stasera? Sicuro esce allora, aspetta. Si legge di tutto sul web, di tutto di più. Sì? Sì. Vediamo. Sull'entrata di Ken si dice effettivamente mancava una personalità sobria. Ecco, sì, una delle tante. Un qualcosa di semplice. Andiamo a vedere qualche altro post. Ecco, c'è da dire che si nota il cambiamento in effetti del primo GF. Sì, vabbè. Quando da lì, dal primo all'ultimo. No, ma lì proprio c'era gente veramente di tutti i giorni. Normale. Qual è la prima la edizione? Primissima. Sì, man mano che si sono andati avanti si sono evoluti con personaggi sempre un po' più strani, più particolari. Beh, ma poi sai, il primo non sapevano cosa sarebbe successo, quindi lì non lo sapevano. Forse quest'anno hanno raggiunto un po' il top con i personaggi particolari. In questo caso, quindi vedi a livello di stile magari un Angelo, un Baie, nello stesso vestirsi
sono molto particolari. Si notano e differenziano rispetto, sì, a tutti quanti. Vediamo cosa anticipa Bici. Bai e Dam attacca duramente a Ida, vabbè, l'abbiamo visto. Bai e Dam torna in casa ma non chiede scusa da Ida. Barbara D'Urso lo massacra. A me non mi è sembrato. No, esatto. Contro in diretta disgustosa, falsa, fai pena. Oh. Aspetta che a questo punto, visto che non riesco a fare da qua, facciamo Instagram da qua. Ma noi no. YouTube non riesco. Allora, no, di insulti no, per a no, parte un escile, però non so da chi arrivi. Ah, ok. E no, Tino si è firmato ovviamente. E saluti da Nonna Rosa che vi segue tutte le sere. Ciao Nonna Rosa! Dopodiché, ma quello in mezzo è Igor il russo, riferito a te. Quello seduto su Igor. No? No, non è lui. No, non è lui. Rispondo. Ma no. Che simpatia. E non è russo? Neanche, non mi sembra. Forse russa. Stiamo guardando un po' di info dal web riguardante, diciamo, questa il puntata del fratello. GF, esatto. Allora, aspetta. Appunto, si diceva prima che per quanto riguarda l'entrata di Ken, come se non mancasse già sobrietà a questa edizione del Grande Fratello. Beh, ma questo Grande Fratello è il Grande Fratello di Barbara D'Urso, sono tutti, sì, gli ospiti, infatti, di Barbara D'Urso. E è una domenica live, non ha niente. Gli ascolti di più, gli danno anche ragione, meno, per carità, però... Chi ci mancava? Chi mancava? Tra, no, i suoi ci personaggi? Manca quella che gli ha portato via la casa. La... È morta, poverina, Isabella Biagini. No, non la Biagini. No. La moglie del calciatore. Schillaci. Sì, la moglie di Schillaci. È vero, è vero. Lei mancava. Chi poteva mancare poi? Oh, nel frattempo sono tornati in onda e c'è ancora Ida che discute con, si chiama Marco Ferri. Marco Ferri. Ma sembra si siano un po' ammorbiditi rispetto a prima. Si daranno un bacio alla fine? Ma. Oh, adesso la D'Urso riprende il polso della situazione. Ma sì. Comunque questa donna è terribile, eh? È tremenda, non ha paura neanche del diavolo, eh? È un caterpillar. Sì, sì. Allora, poi anche la sua entrata, comunque hanno fatto aspettare due sere. Sì, sì, sì. Due, sì, puntate, no? Potrebbe essere una futura vincitrice? Secondo me no. Comunque la D'Urso sarà vestita allora, male, ma è sempre sexy, guarda. È molto sexy. Guardala. Per l'età che ha è... Mamma mia. Una bellissima donna. Che ha detto lì, vista lì, Vista in vista televisione lì. Ah, okay. Io non l'ho mai vista di persona. Stiamo disquisendo, vero, sulla bellezza di Barbara Santa. Io mi sono messa la corona nel frattempo, guarda Beppe. La metto anche a te, Dunque aspetta che mi sono perso con tutte queste tresche. Francesco Monte e Paola si sono lasciati. Ok, e loro due che hanno iniziato, ma i ragazzi non lo sanno. Esatto. Sono quelli che si sono lasciati all'isola. Glielo fanno vedere, sì, adesso. Esatto. Perché c'è il collegamento, no, Isola dei Famosi, Grande Fratello. Sì. Ciao Luigi, dacci un po' di novità, dai. Hai sentito? No, forse magari oggi non avete visto Pomeriggio 5. Praticamente la moglie, l'ex moglie di questo ragazzo, di Simone, ha scritto una lettera aperta dicendo che lui non mantiene il figlio, non ha mai dato il mantenimento al figlio. Il compagno della Pezzo Pane. Esatto. Perché è un figlio di 13 lui? Anni. Ah, non sapevo. L'ex moglie ha scritto la lettera, la lettera che si scrive il giornale, lettera aperta. Ah, bene. E la moglie si è lamentata. E cominciamo. Che lui dovrebbe, ha detto anche la cifra, lui dovrebbe versare 300 euro al mese e non li ha mai versati. Ma che vergogna. 300 euro? Al mese, per il mantenimento. Ma cos'ha in testa? No, sono le luci. Leccata di mucca, come si suol dire qua a Brescia. Ma è blu. Adesso la D'Urso ha chiamato Simone in
confessionale. Ah, il bambino. Ah, la lettera per il papà. Però gli manda le lettere. Non c'ha, ricevi i soldi, ma gli manda le lettere. Tu, molto spesso. Piange? Piange. Chi è? Hai parlato di lui. Lui è il tuo bambino, no? Sì. Come? E perché piange? Boh. Ma lì dentro succede qualcosa, però che piangono sempre tutti. Com'è questa storia? Sicuramente ha ampliato il fatto che qualcuno sia esterno. Credo. Ah. Puntata troppo pallosa e litigiosa. Andate a lavorare la terra, piangono tutti, che palle. Bellissima Stefi, dov'è la mitica Vanna? Qui? Con la corona. E tanto io che lo dico che li mando a raccogliere i pomodori. Oh. No, stasera è pallosa comunque. Lo si diceva anche prima della trasmissione. Proprio pallosa, sì. E piangono. Piange dal vivo e piange nel video. Di piangere sempre. Io non la piango, capisco. Però. Quel favoloso è davvero volgare. No, diciamo ai telespettatori che non si sta commuovendo la signora Marchi. Lo ma... stilista di Barbara è Peppa Pig. Grande Luigi, hai vinto. Cioè piange sia dal vivo che nel... Anche mentre si guarda. C'è il doppio pianto. È un doppio pianto? Ma basta, dai, si piange per i morti, ragazzi, per le disgrazie. E quindi adesso cosa gli vuol fare? La sorpresa che arriva quella a dire che non gli dà gli alimenti? Adesso perché adesso guarda che la tua amica qua non fa mai niente per caso, lo sai tu, aspetta, adesso lo addolcisce con la lettera del bambino, aspetta un attimo che adesso arriva la lettera dell'avvocato e poi arriva i 300 euro al mese. Ta-ta-tam. Adesso c'è la D'Urso che parla. Eccola. Aie. Ha scritto tua moglie. Sono parlati prima. È il supereroe. Va fiducia, va fiducia. Beppi. Saluta Luigi. Ciao Luigi. Glielo dice, glielo dice. Che bel primo piano. Che bei tatuaggi anche. Madre come si fa a farsi una croce in faccia? In faccia. Poi, sono curioso di vedere. Stiamo parlando di coccia. La sua faccia quando avrà 70 anni. Ecco, come saranno i tatuaggi? Faccio ascoltare. Certo che è pazzesca sta donna. È anche dispiaciuta di fargli vedere questo video. È una roba. Lo sa la pezzo pane che non paghi per il mantenimento di tuo figlio? Ecco cosa mi ero dimenticato di dire, che il 19 maggio hanno l'udienza per questo discorso. Vinci qua. Grande fratello. Quindi così spera potrei che dare esca gli prima del 19 figlio. Maggio. Oh. Porca boy. Beh, sei vero, un uomo di merda, eh? Lei però è una donna cattiva. Lei è cattiva. Lei ha un pelo sullo stomaco così, anche se a te anche piace. Anche perché lui è in lei è proprio cattiva. E per capito? Questa cosa lui può uscire. Barbara è una macchina da share. Quello sicuramente che è una macchina da share. Sì, sì, sì.
papà, porca miseria. Mannaggia questo temporale. Non li paga, dai. Che è tutto in mano al giudice. Vergognati, 300 euro. Sì, però mi ricordo euro. Che in edizione passata delle isole famose avevano espulso una persona, sì? Perché aveva degli azzi giudiziari, certo, in corso. E quel bellissimo invece, ragazzo, no. Sì. Adesso non mi ricordo come si chiama. Sì, sì. Beh, ma già nei reality l'hanno rovinato per una troietta che cercava pubblicità. E l'hanno fatto uscire, sì. Mentre invece lui insieme è un onorevole, quindi non cioè l'ha pagato? Pare di sì. Dice che ha delle ricevute importanti in mano. Poi ovviamente l'ex moglie doveva scrivere quando lui non può rispondere, è normale. Beh, certo. Ma sono loro che li vanno a cercare, Perché l'ex moglie non avrebbe saputo dove scrivere. Sono loro che vanno a cercare. Però no grazie, almeno per il bene del bambino. Mm. Forse. Povero Capone, l'hanno distrutto, eh? Mm. Sembra quel tacchino del giorno. Guarda del ringraziamento. Questa... Oddio. La Lucia. Ma stasera è distrutta glitterà. La Lucia. È distrutta. La Lucia è una bella donna, ma sembra una donna di 80 anni. Ma invece esce male... all'età esatta di mio figlio. È del 61 lei. Quindi esce male in questo per grande sì. Fratello. Televoto guidato dagli autori. Non parla mai, non so, non capisco. Ah, beh, speriamo, no, è arrivato perché il momento non ne possiamo dell'eliminazione. Più, Su Instagram. 11:15. Ma dalle 11:15 all'1 di notte deve succedere qualcosa, sì, se no... Ah, giusto, ci abbiamo il Ken, il guerriero. E ce lo dice quando? No, ma in realtà non li farà uscire, fra perché sono in 4. Giorni. Quindi dirà tu puoi rimanere e nel gioco esatto. E arriviamo a mezzanotte. Sì. Comunque vada sarà un successo. Per te sicuro andrai secondo me dritta a Hollywood. Ma basta. Tu sei molto paracula, questo l'abbiamo capito, però. Aida. Lui sicuramente non viene eliminato. Lui è il più vero, dai. Sì, lui a me piace. No. Questo sembra Tarzan. Tarzan, lo chiamano Tarzan. Ah, ecco. Sì, sì. Vai fuori, vai a casa. Ma si va a casa tra poco. Vai a casa. Quella brutta. Quella nera. La busta brutta. Che ad andare a casa è Barbara! Come sarebbe? Ed entra la Paricucci. Andrebbe, guarda, strisciando, credo, eh? Che possono vediamo questo chi viene eliminato. Questi continueranno questo attimo di suspense. Di suspense. Proprio. Dai, su. Lui sta facendo i conti degli arretrati che deve alla moglie. Sì. E vuole è già rimanere in casa. Rovinato. Già pensa, mi pignorano quei pochi. Simone rimane. Alberto e Simone sono Alberto rimasti. Alberto e Simone rimangono. Allora. Quindi il gioco è tra Ida e... È fabuloso. È favoloso. Beh, a questo punto dai. Simone sta pensando, adesso mi fanno il sequestro sul compenso. Esatto. Se non l'hanno già fatto. Quindi è meglio che esco così trovo un avvocato. Faccio qualche serantina e... Madonna mia. Speriamo esca favoloso, dicono tutti.
Guarda, se il televoto è vero, esce favoloso. Sicuramente. Se è tarocco, allora niente. Anche perché fare Parliamo uscire Aida adesso è togliere il pezzo che fa parlare di più. Non è che entra l'altro pazzo. Poi piace lei, io sono sicuro che piace a casa lei. Aida? Sì. Fai nervosire? Sì, ma sono sicuro che piace. Quindi, non a tutti, Però sicuramente piace a di più rispetto a Favoloso hanno promesso botte. Beh, oddio, questo adesso, dai. Non gliele auguro. Esce Favoloso, prima Patrizia gli ha detto ridendo ci vediamo dopo, è tutto finto. Anch'io penso 60 interventi costano una cifretta, Sì. 60 interventi, ma infatti guarda. È diventato amico di un famoso per chirurgo, Giacomo Urtis. Ma qua si legge anche che in realtà ha molte eredità dai nonni. Lui? Sì, no, so che lui è... ma poi lui guadagna l'ira di Dio adesso che fa... Non te lo puoi permettere. Dai, fateci vedere. Ecco, ecco. Uffa! Ma perché? Regia, il segnale. Esce Favoloso, lo dicono i bookmaker. Madonna, se I la bookmaker giocano. Dicono Favoloso? Sì, è tutto programmato. I bookmaker dicono Favoloso. Che mostro che è questo? Avete sentito quando Patrizia gli ha detto... Ridendo ci vediamo dopo, ma sai, quello uno lo può anche dire. Perché dai per scontato che... Ciao Trash Comico, ciao ragazzi! Questo è un mostro, ragazzi. Mamma è un mia. Mostro forte, Ma guarda, io se me lo incontro, paura. Metti 34. Beh, vabbè, metti 34. Poi cosa guardo, ragazzi, anche? C'ho la luna? Ciao Paolone! Cioè è Paolone sul serio, nel senso che ha la faccia che è gonfia come un pandoro. Mia. È tutto botto. Ma guarda la parola. È tutto botto, è tutto... Non è vero, per me è tutto finto. Io li farei uscire tutti e due. Ma anche la parrucca si è messa. No, mi sa che quelli sono trapiantati. No. Ma che c'ha la dentiera? Una parrucca. Mamma mia. Sono tutte fascette, quelle che sono anche poste molto male, della verità. Mamma mia. Quanto durerà un personaggio così in caso? Soprattutto senza i trucchi. Ma no, ma secondo me non sta dentro questo. No, neanche secondo me. Il Romano è odioso. Ci volevate voi il Grande Fratello, ma noi ci siamo qui. Scusa, Dove ci vedi tu? Al GFV prossimo entreranno la Paradiso e la Zanicchi. Sì, allora, la Zanicchi... Bravo Iari, lavora con le idee, grande. No, la Zanicchi ho letto che partecipa. La Zanicchi quante idee passa dalla politica. Allora, la Paradiso è peggio di questa, È peggio di Aida, dice. Non so, io non la conosco. Per Madonna. Carità del Signore, no. Ma quella è pazza vera, Perché vade retro Saragat. Tremendo, si diceva Tantuono. Ah. Terribile, terribile. Ma sicuramente, allora se è così non rischieranno di la Zanicchi è simpatica. La Zanicchi, sì, ma la Paradiso non credo possano inserire. Vabbè, una rompicazzo ormai la devo mettere, questa edizione. Cosa succede? Che cosa? Lo vedrete quando si fa la doccia? Non ce l'ha? L'hanno tagliato. Si disquisisce sul... Ma cosa, l'uccello? A Kenny l'hanno tagliato per farne un altro pezzo di questo del suo Ken, corpo. Insomma. Perché la bambolina di Ken non ce l'ha. Non c'ha la bambolina? Che paruccone che si è messo in testa. Sarei curioso di vederlo appena sveglio com'è. Ah, ma infatti se va dentro i nuovi mostri, Ah! Che coppia stupenda. La nonna di la bisnonna di Barbie è lei. Dai, Barbara, vai a letto anche tu, va là. Perché la Paradiso peggio di Aida? Ah no, è una personcina regolare la Paradiso. Sai da quanti anni conosco io la Paradiso? Avevo 17 anni, ne ho 53. Fai i conti. Tu che scrivi avrai 3 anni, allora io la conosco, io parlo,
Ecco, hai capito? Guardi i denti. Madonna che mostro, mamma ragazzi. Mamma mia. È un bambolo? Se è un bambolo. Cioè la discussione è sugli attributi. Se ce l'ha o non, ma scusa, se ce l'ha o non ce l'ha, insomma. Beh, non è mica una, non è che è diventato una donna lui, scusa. No? Però è vero che in una foto aveva anche il seno, eh? Sì, è vero. Non so se era la foto. E lui? Sarà sì, aveva... Chiedilo a Giacomo, lui lo sa. Ma Giacomo ha il suo gruppo d'ascolto, è impegnatissimo adesso, sicuramente. Dai, fateci vedere. Comunque ragazzi, bisogna chiamare Bernacca, facciamolo rivivere. Facciamolo facciamo rivivere davvero. Facciamo smettere di pioggia. Guarda, questa è una la pioggia. Ma noi come facciamo a arrivare a Milano? Prenderemo un canale. Con la pioggia e con il vento. Oggi chi bussa al mio convento? Fermiamoci un attimo. Due minuti che vediamo. Ragazzi, due minuti di pubblicità. Poi torniamo, siamo qua. Vogliamo prenderci una pausa insieme per il nostro benessere, il nostro relax? Ma certo, lo facciamo con Global Relax, l'azienda da 25 anni leader nella produzione e vendita delle poltrone massaggianti. Un prodotto di grandissima qualità perché totalmente realizzato in Italia. Oggi vi presentiamo questi tre modelli, il modello Beautiful, il modello Dynasty e il modello Vivere. Queste poltrone Global Relax sono nomi che voi avete già sentito in tante altre occasioni, ma le proponiamo perché sono state rinnovate e, se possibile, ancora di più migliorate. E attenzione, le sorprese non finiscono qui, perché oggi Global Relax ha deciso di farti un'incredibile offerta. Se acquisti la favolosa poltrona Beautiful, la poltrona Dynasty o la poltrona Vivere, riceverai compreso nel prezzo un divano. Sì, hai capito bene! Un pratico, comodo, spazioso ed elegante divano che ha la possibilità di diventare anche divano letto, da abbinare alla tua nuova poltrona. Ma attenzione, non stiamo parlando di un divano qualsiasi, ma di un prodotto Global Relax, garantito 10 anni e interamente realizzato in Italia. Pratico, solido, elegante, disponibile in moltissimi tessuti e colori e rifinito accuratamente dagli artigiani Global Relax.
E in più ricordati che è disponibile anche nella versione divano letto. Ecco perché devi chiamare immediatamente e approfittare di questa esclusiva offerta. La poltrona Global Relax Beautiful Dynasty o Vivere e un fantastico divano compreso nel prezzo. Ma affrettati, perché l'offerta è limitata nel tempo. Chiama ora! Scegliete il Made in Italy, scegliete Global Relax. Global Relax. Rientrati, vediamo cosa accade. Sì. Avevo capito una porca. C'è una porca. Allora ragazzi, non ho capito perché stiano mandando via insieme Tarzan con Aida, che Tarzan ormai è salvo, Aida è in nomination. Buio, 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 brutto, brutto, brutto. Manina, la manina, dove vanno? Ah, gli fanno fare un tête à tête. Però... gli hanno mandato Aida e Alberto in una specie di suite, mi sembra, no? Allora, vi devo dove? Raccontare una cosa. Solo voi due, perché è un segreto tra noi tre. Ah, beh, allora. Ma allora noi che lo facciamo qua? Noi chiudiamoci le orecchie. C'è un tavolo. C'è un tavolo, c'è del melone, sembra. Cos'è quello? Un cocomero, cos'è? Tre bicchieri, voi siete due però. Ah, lo fanno entrare lì? Eh sì. Neanche lui. Semplicemente l'ho conosciuta e ho capito che magari i suoi atteggiamenti non mi piacciono, è lecito. E anche tu, perché va bene, ma io magari, certo. Ma tu non sei vero. Ma certo. Sei tu, non sei per favore, stai calma, stai calma. Io non sono molto calma. Adesso stanno litigando. Ma adesso litigare. Si beccano. Alberto e Aida si stanno beccando. Ma era urgente adesso. Doveva essere adesso. Un momento di cincinna. Era un di... momento bello, li volevamo premiare. Avanti, questi beccano. Comunque lui ha dei capelli che neanche una donna ha dei capelli belli così, eh? Vero Beffi? È bellissimo sto ragazzo. È bello, sì. Ti vedrei bene a te Mattia con una uno scalpo così. Sì, rigoglioso. Ma sai che anche Maurizio qui ha detto che lo invidia un po'. Un po', sì, sì, ce l'ho un po' di invidia. No, dei capelli, no, beh, lui è proprio un bel ragazzo, sì. Poi secondo me è un ragazzo anche buono, poi magari sbaglio, magari è falso come la cintura di Barbara, non lo sappiamo noi. Hanno smesso di litigare, pare. Una star internazionale e Malgioglio si è offeso perché sì, dice perché ma come, la star sono io, solo quando lo dico io. Guarda, Dio mio, ma si può, dai, molto semplice, sì. Sì? È pazzesco. Senti Cristiano come se la ride. Allora, in questo momento, vabbè, stanno raccontando a questi due... che è un controsenso però, perché lei è in nomination, lui è salvo. Perché lo presentano? Lei è vestito, lui è vestito come la Bramieri. Uguale. A me in questo come momento Lucia i capelli, Bramieri. Tutto sembra Lucia Bramieri. Dai, lui adesso avrà un ictus, si piglia una paura, povero Tarzan, che vuole fuggire. Trovarsi di una persona così davanti. Dai, cosa fareste voi ragazzi? Io cado in terra perché mi fa paura quell'uomo lì. Anche a me fa paura, è inquietante lui. È molto inquietante. Poi devi andare a vedere sul web che beh, comunque posta. Qualche alcune tempo fa, tetre. Lui a Milano, in via Monte Napoleone, qualcuno ha chiamato la polizia. Perché vabbè, pensavano che fosse un... Eh beh, siamo un alieno, eh. Sì, sentiamo, un robot. Sentiamo, aspetta. Ecco. Cioè stanno loro tre... Ah! Beh, no, è impossibile perché... Allora, se fosse così, allora sanno già che esce Favoloso. A meno che poi non esca lei, lasciano loro due, poraccio. Lasciano Tarzan con lui? Fanno uscire Aida? Dai, poveretto, no.
Dai, ma guarda. Cioè, fa fatica anche a muovere, vedi sì, come si muove. Sì. Che animale sembra, Vanna? Anch'io stavo pensando. Perché so che sai ti fai sempre paragoni agli animali. quei leoni dei cartoni animati, no? Un animale preistorico. Schifo. Tipo un ramarro, un iguana. Guarda. Comunque la bramieri, dai adesso. Da lontano così, tac, tailleur e capelli, chi è? E, questo la mattina, ciao, Quando si alza? Mezza giornata per sistemarci. Se ah sì? Sì, prima di annunciare l'entrata del nuovo concorrente ha fatto così, giustamente loro non la vedono, quindi... Ah. Se prima non lo facevano vedere solo di notte, adesso l'allungheranno di un paio d'ore per lui. Per lui che deve truccarsi la mattina. Dopo voglio vedere se sta dentro fino alla fine. Mamma devo entrare a fargli il trattamento per la pelle da 500 guarda euro. Guarda che all'amaro che ha lì davanti. Guarda poi con quel busto sotto, guarda. Ha confermato che è concorrente ufficiale, anche lui. Anche lui... Ecco, lui potrebbe vincere. Ma va... Perché, se è simpatico come è solitamente, lui è simpatico. È uno che si prende molto in giro, cioè non si prende così sul serio, è simpatico. Poi magari visto lì diventa una iena, Mamma mia. Però comunque mettere questi personaggi un po' famosi, un po' no, secondo me non è correttissimo. No. Poi del grande fratello B perché... Infatti, ma non è corretto neanche dei non famosi. Secondo me no. Matteo? Questo ti piace questo, Vanna? Ti piace Matteo? Non tanto. Mi piaceva, è un bel ragazzo, ma la faccia un po' da scemotto, da così non un tanto po'. Sveglio. Sai da come si dice, in Veneto, Vanna? Da Sambeo. Sambeo, scrivono già in diversi, manca solo Baci Stellari. Ah, ma arriva, E non lo sanno neanche Matteo. Che bel ragazzo, però. Ma non avevamo dubbi, cioè. Ecco perché. Ma la vada una sugada, l'ampernaca d'operata, cioè. E via, verso adesso? Nuovi orizzonti. Come facciamo adesso? Dormo io stanotte. Anch'io, guarda, soprattutto per questa cosa. Allora, quello che mi state quindi scrivendo si sono lasciati della in Paradiso altri. Non lo posso leggere, ragazzi. Leggetelo voi tra Instagram. Perché se lo leggessi, Ancora costa... Comunque io le ammiro sta gente, sai. Allora, arrivano al GF e si innamorano. Arrivano all'isola e si innamorano. Poi si lasciano, tornano indietro, ritrombano un'altra volta. E c'è un mix di reality qui che... Però anche nello stesso canale c'è un trattamento diverso, non so se avete notato. Striscia la Notizia, come era accanito con l'Isola dei Famosi. E con la Marcuzzi. Anche e con la Marcuzzi. Marcuzzi, Parpiglia. Mentre... Con questo no. Su questo non, nessuno dice nulla. L'hanno già detto in molti. Sono sempre due trattamenti diversi. Ma lei è Santa Barbara. Santa Barbara non si può toccare. A me non piace tanto, però comunque l'hanno attaccata secondo me in maniera esagerata. Anche sul personale. Sul personale. Anche sul personale. Perché la Marcuzzi ha raccontato che sua figlia ha detto una bruttissima cosa. Che una figlia che va a chiedere alla mamma, mamma mi hanno detto che sei un'ubriacona. Non è bello. Cioè, quella è colpa di Mara. Sì. Sì. È Mara che scherza sempre. In tutta Europa prendono in giro Barbara D'Urso. In che senso? Ma no, ragazzi, è l'unica che fa ascolti. Ogni programma che fa tele. Fa il botto di ascolti. E fa cioè il programma Formica e fa ascolti. Il programma Giaguaro fa ascolti. Cioè, no. Anche perché il Grande Fratello normale non VIP. Era un flop da anni ormai. Infatti avevano deciso di non, farlo più. Nel 2015 non lo facevano. Vedi che faccia un po' da leccio. Pesce lesso.
un bel ragazzo, però non... Un po' tonto, sì. Lei è una bella ragazza. Sì. Eh? Mi state dicendo tutti che danno per uscente favoloso, ma finché non lo vedo uscire io... Se non vedo, non credo. Melinda dice grande bordello. Lucia deve ancora dire Beo, eh. Cioè, non ha detto, niente. Ha perso la parola. Non ha detto. Non e pensare che parola. Nella vita... Che voi la conoscete, cavolo, quindi... Ma no, nella vita non sta mai un'altra storia. Mai. Lei è l'opposto. Quindi si trova un pesce fuor d'acqua. Sì. Lucia Bramieri. Secondo me sì, per noi che la conosciamo, qui proprio io lei non la conosco. E il telegatto dove è finito? Ah, telegatto l'avrà mangiato il cane. O è là che l'aspetta in studio da Barbara. La prima sera è entrata col telegatto. Sì, sì. Dove parti? Fai scatenare la vanna. Beffi è... No, ma sai cos'è? Si è fatta prendere. Sì. È avvinta. Sì. Eh? Beh, dai, un romanzo del genere... Sei avvinta, Beffi. Sì, vero? Sì. Perché Paola Di Benedetto si è lasciata con Francesco Monte, per quindi è triste. Non ce la fai a sopportare, Beffi, questa notizia, vero? Anche quello a me non piace. Monte? No. No, per carità. Anche lui molti pomodori da raccogliere, direi io, eh. Cosa fa? Cosa fa? Comunque dicevamo oggi, anche tutti il come si chiama? Tutti i Rodriguez sono spariti, eh? Come mai? Sono spariti i Rodriguez e anche il suo compagno. Che lo dicevo anche oggi, ricordo... quello che mia mamma Moser. Dice. Moser, sì. Il vinaio? Chi è? Da quel che vedo sui social sono le Maldive, lui è la... Il vinaio? Sì. Adesso? Adesso? Il vinaiolo. Dicono che anche la Maionchi è tra i candidati al GF VIP. Vabbè, ci sarebbe da ridere. Era anche ora sparissero, dice Eva Ledi, i Rodriguez. Beffi, vogliono te scatenata. Di una delle tue, Beffi. Adesso non ne ho voglia. Ah, ma ti devi voi scatenare. Però non mi potete comandare così, eh? No, Perché ecco. Beffi non ha padroni, eh? No. Eh? No. Adesso sono interessata... Ti dicono che dai vostri microfoni non si sente bene. Beh, allora? Cosa dai vuoi vostri... che mi scateno se non si sente bene? Tu sì. Ah! I vitelloni a zappare. Sì. Sì, sì. Ecco, adesso un'altra mezz'ora a parlare di sti due minchia qui che si sono baciati. Sai che notizia? Questa è la busta bella bella. La busta bella bella bella. Beffi è oltre, hanno scritto. Sì, sì. Ecco, loro non lo sapevano, vedi? Guarda la bravura, guarda, oh, si è scatenata la Lucia, vai! Lucia si è accesa! Evviva! Lucia, eri in apnea? Dov'eri? Lossi? La Lucia si è... là! Cioè, un bacio così dove se lo sono dati di nascosto. È il bacio per non uscire velocemente dalla sì, casa. Bravo! Veramente. Io ho la stessa carini, noia della Beffi nel guardare questa puntata. Scheri sta brindando picchi del 40. Ma questo stava insieme a chi, questo? A Paola Di Benedetto, quella che ha partecipato all'isola. Madre Natura. La Madre Natura. Sì, sì. Perché qui con tutti sti... proprio bella, eh? Proprio bella, bella, eh? È bella, sì. Molto. Anche guarda, se, io mi ricordo... è naturalissima, però è bella. Io bella. Mi ricordo, ti ricordi quando eravamo da Bonolis? Guarda lui com'è emozionato, eh? Su Rai 1, fiction su Aldo Moro. Vabbè, ragazzi, adesso... quella è tanta roba, ma insomma, è proprio... siamo... piange? Oh, ma Beh, Gioia, ecco, lui che è l'unico piange. Che piange, si asciuga le lacrime sopra sotto gli occhiali. Sopra! Lui, Malgioglio, l'ho già notato un'altra volta, non si asciuga le lacrime, si asciuga gli occhiali. Dai, Malgi, sei finta come guarda. Ecco, la Lucia è tutta infervorata adesso. Ecco, guarda, guarda.
Hai capito? Hai capito, volevano tutti sto bacio. Il Ken italiano fa pena invece, brutto più di un rospo. È vero. Beh ragazzi, anche quello estero non è che sia proprio un fiorellino, eh? Tra il Ken italiano e l'altro non so chi è peggio. Noi importiamo questa roba qui con... lei sul bacio, basta. C'è la Bramieri che è fervorata. Si staccheranno anche i due denti davanti dall'emozione qua. Ecco. Mamma mia. Ancora in Italia diventiamo tutti agitati per un bacio, pensa. Befi? Cos'hai? Ti piace questa coppia, tua? Anna? È scandalizzata la Vanna. Ma è una coppia finta questa. Durerà. Questa dura come un gatto in tangenziale. Sì. Ma più che due Ken sono due Barbie, scrive Eva. Adesso quello non lo so. Io poi sinceramente sta Ken, io me lo ricordo tutta un'altra roba nel bambolino. Cioè, anch'io. Io non vedo somiglianza con nessuno dei due. Zero. Ken era tutto muscoloso ma molto maschio, cioè cosa c'entra con... Questa è una sorta di ibrido. Tutto voluto dagli autori. Dai. Dai, sbrigati perché io voglio andare a dormire, te lo dico, chiaro? Chiarissimo proprio. No, stasera è proprio una puntata lenta, sì. Si vede che... ha usato tutte le cartucce per la settimana scorsa. Sì, è vero, eh. Adesso si deve inventare qualcosa, perché sennò è dura, eh. Ah, stanno andando in pubblicità. Qua ci ha lasciato con la suspense. Lascia la scelta ad Alessia di dire a Matteo di dire appunto la news, che la di Benedetto, e si è lasciata con Monte. Ah, vedi che Alessio. Giovanni sei avanti. No, dai, ma no. Sono rimbambito io, capito? Beh sì. Dai che siamo in pubblicità di qualcosa, no? Cosa vuoi che ti dica? Dillo con parole tue, Beffi. Non ho parole, guarda, veramente. So solo che ho un Kelt che... Vanna, saluta Giovanni Costanzi, tuo fan. Oh, ciao Giovanni. Adriana Volpe, testimonial di acqua e sapone, la fine del mondo è vicina. Sì, veramente, sono d'accordo con te. Più che altro la fine della volpe è vicina, secondo me. È una volpina che ha preso l'autostrada insieme al gatto. Eh? In realtà la volpe non ha mai fatto delle gran cose. Che ne pensate? No, Adriana Volpe ha solo pagato di aver lavorato insieme a Magalli alla fine. Sì, che poi hanno litigato. Ha litigato. Che ne pensate della pubblicità dello spray che più sudi più sai di fresco? ne parlavamo io e mia mamma pochi giorni fa, è vero. Praticamente... sono pazzi, ragazzi. Questi, se non è truffa questa, ditemi voi qual è. Qual è? Sì. Dai. Ecco, guarda quella Uzi che è sua figlia. Ecco, anche questa cosa qua. Portare la figlia a fare un programma televisivo. Non possono tutti farlo, vero? No, direi di no. Lei può, certo. Lei può. Io non l'ho visto, però è uno di quei programmi che penso che non guarderò mai. No, deve ancora mai. Iniziare, giovedì inizia. Doveva iniziare ieri, ma non ecco perché. Giovedì. Io convinta fosse già iniziato. E perché? Come mai? Non lo so. Non erano convinti? Che poi è la rivisitazione di... scommettiamo che... Me l'hanno scritto tutti, ma io sai che non mi ricordo neanche... Quello di Frizzi e la Carlucci. Questa edizione, cioè questo programma, lei l'ha condotto anche in Germania, mi sembra. Sì, sì. Sì. In Svizzera, sì. Non poteva stare là, no? No, fa Sanremo è stata bravissima. Quello è... sì. E adesso parlano tutti delle pubblicità. Ciao Fufi di Tonon! Ciao ragazzi! Baci da Zurigo, quella dei batteri che ballano nel water. Oh, quella è quella è allucinante. Senti, quella è una quell'altra roba... che acchiappa una cosa. Ragazzi, di stiamo pollo. Parlando di pubblicità perché siamo solo in pubblicità. Poi torniamo nel. Poi dopo ci sono le pubblicità degli quella assorbenti. Quella che acchiappa la coscia del pollo e la presa. Ah, terribile, l'avete vista quella? No. Che dice, non mi va più di mangiare pollo, che schifo. È una pubblicità praticamente. Di una spugna per pulire,
E la mamma prende la coscia di pollo e la spalma e dice: usare la vostra è come usare questa. La più bella è quella dei topi, sì, quella è la numero uno. Quella dei topi è... quella la conoscete, sì, del parmigiano. Sì. C'è mamma topa, papà topo. Beh, le pubblicità, comunque c'è un'altra cosa molto buffa, di quando è l'ora di pranzo e comincia. Con gli assorbenti. La supposta effervescente. L'assorbente per le perdite. Esatto. Quelli le che non fanno... di anali. le emorroidi. Le perdite che puzzano in ascensore. L'attacca dentiera. L'attacca dentiera. La diarrea. Sulla diarrea va forte. Sulla diarrea ce ne sono 7-8. Ce n'è di ogni. Cioè, si vede che proprio è un problema che... La notte vendono vibratori superpotenti. Beh, vabbè. Vabbè, la notte ci sta anche. Leggeri. Giusto. Chi avete votato per l'eliminazione? No, io non voto, ragazzi. Ma va là. Non... dovessi arrivare a far questo o no? No. Che poi io sai che non ho ancora capito come si vota. Bisogna registrarsi tutto. C'è l'applicazione. C'è l'applicazione gratuita. No. Il Vagisil. Il Vagisil. Per la secchezza vaginale. Esatto. Che esatto. La mamma consiglia alla figlia. Dice, grazie mamma. Tu Beffi non me le consigliavi queste cose, come mai? No. Perché non hai mai fatto queste cose, Beffi? Si vede che io sono una madre innaturata. Mamma mia. Poi aspetta, cosa c'è ancora? Cosa c'è di scandaloso? Proprio. Beh, i calli, quei calloni, quei piedoni allucinanti, quei funghi sotto le unghie, quelle robe allucinanti, quell'unghione tutte marce. Vi amo, dice il cantastorie, grazie. Con tutte le bellezze italiane vanno a tirar fuori i ricicli. E quella racchetta per bruciare le zanzare. Anche quella, anche cioè. Quella in estate. Però quella funziona. Il cibo per cani durante il pranzo proprio il massimo. Il cibo per cani, che a volte è molto... Ma tu hai notato come lo fanno apparire questo cibo per sì. cani? Dopo quando lo apri tutta altra cosa. Dei filetti ci sono. Io quando lo aprivo sembrava tutta puzza. Merda. Però te lo fanno vedere i filetti col pepe rosa. Sì, una roba. Eccoci. Stanno eccoci tornando qua. In onda. Ragazzi... Ora deve scegliere Alessia. Che posizione femminile. Cosa deve scegliere Giovanni? Ragazza, siamo un lottatore di sumo, eh? Molto femminile la ragazza. Cioè, adesso a lui dicono di no, questa a cosa. A lei dicono cosa è successo e lei deve decidere se riferirlo o no. Ma la cellulite di questa inquadrata... Sa che c'era il ritardo. La pubblicità dove ballano i batteri in gola. È vero. Mi piace quella della pubblicità. Beffi è molto presa. Siccome ci sono stati dei discorsi fra Matteo e Alessia, c'è anche del Mille, Paolo del Mille. Ma se lei, ciao Paolo, dovesse tornare da te, tu che faresti? E allora adesso io voglio mettere Alessia. Che poi va ricordato che questa è entrata da più settimane fa a dirgli che era innamorata. Posso dire però che Favoloso le aveva consigliato questo vestito, le aveva detto ti sta male, una giusta l'aveva detta, eh? Con questo vestito sembra quei cotechini di Modena, eh? No, non va bene. Quasi peggio del vestito di Barbara. La stilista della D'Urso è Paros. Sto sudando. Che sia vero? E lo salutiamo. Salutiamo e gli indichiamo la strada dell'uscita di scena. Grazie Paolo. Chi sono? Eh beh, vagamente, sì. Barbara D'Urso in stile gotico. Ragazzi, tutti presi. Chissà qui, perché succede tutti presi. Bisogna vedere come la prende. Tempo in cui sono dentro la casa del Grande Fratello, ma proprio tutto succede. Cosa? Succede tutto e di più tutto. In quell'arco temporale. Tutto, cioè, sì, sì. Veramente tutto. A volerlo mai. Ma va. Cioè.
Questa non ha l'intimo, Steffi, guarda il vestito. Hanno già visto anche che non ha... No, no, sopra ce l'ha sicuro. Sopra. Si vede. Sopra ce l'ha, si vede. Ha si tutto vede, il si vestito vede. Dentro il culo, hanno scritto. Allora, ecco. Allora, Paroche via Monte Napoleone a Milano. Addirittura, cioè lei è vestita da un... No, domani ci vado, lo faccio chiudere. Però è vero. Domani vado a vedere. Giuro, vado a vedere. Fa anche cose belle Paroche, lo so sì. Che infatti sta cagata l'ha voluta lei. Ma... Io sono sempre con la faccia coperta, col mio iPad davanti. Io ho sentito chiedere una cosa. Te la faccio sentire. Sì. Se dovessi sapere che lei gliel'ha chiesto. Ma se ce l'hai, devi essere sincero con te stesso. No. Appunto. Vediamo fra poco. Le vene varicose sulle gambe. No, adesso le vene varicose non le ho viste, ragazzi. C'ha le vene varicose anche? Ma chi questo? No. Ha fatto il vestito mia cugina. Sono stupenda. Chi, a chi l'ha fatto il vestito la cugina? Cioè, lei è tutta intenta ascoltare quello che ha detto lei. Molto probabilmente non si ricorda o sta già pensando quello che deve dire dopo. Giusto, è vero, bravo, è vero. Ci sono cose che noi umani solo al GF possiamo vedere, ragazzi? Esattamente. Guarda, guarda, la femminilità fatta a donna, guarda. Certo che tra questa e l'altra, ragazza, eh? Questa è la contentino perché è dentro. Le espressioni da vaiassa di questa? Cos'è la vaiassa? Cos'è, Beppe? È una roba brutta. È una roba brutta una vaiassa, Beppe? Vaiassa praticamente è in napoletano. Una bagascia? No, lavandaia. Ah, ok. Una lavandaia. Quindi quando vuoi offendere uno dici una vaiassa. Comunque orrenda di primo piano, peggio di Mariangela dell'Isola. Qual era Mariangela dell'Isola? Quella che fa i porno. Ah, la figlia di Fantozzi. La figlia di Fantozzi. Uguale, sì. Oppure Zira, la scimmia, quella del pianeta delle scimmie. Come siete cattivi, dai. Beh, non dai. È una brutta ragazza. Oh, ma c'è brutta, non no. Questa. Ah. La Mariangela. Vabbè, ah, quello è un mostro, dai. Sì. Cioè se uno si certo deve arrapare che... guardando Mariangela, allora è uno che vuol far sesso con gli animali, eh? Esattamente. Dai, su. Ma allora bisogna denunciarlo, quelli. Perché chi tocca gli animali non si può, eh? Certo, è ovvio. Beffi, sei inquadrata, eh? Sono contenta. Va bene che sei molto presa, però lei è una vaiassa questa, sì. La cintura l'ha rubata a sgambettata. L'ho detto prima anch'io. Alessia. Sì. Brutta, brutta, brutta. Perché? Di dietro c'è una teca con una busta. La famosa busta della lo smalto tutto rovinato. Pure lo smalto avete visto, no? Ma siete pazzeschi, ragazzi. Dov'è? No, lo smalto non ce l'ha. Non ce l'ha mica. Anche le mutande le ha. Avrà il perizoma, beh, avrà quello. Però che stia male con questo vestito è vero. Beh. Lei è troppo palestrata, è troppo grossa sotto. Allora, guarda, io ti chiedo, per favore, di leggerla. Sì, fai per bene, eh? Vediamo sta busta. La tatina di naso. Ecco. Oh, si sono lasciati Paolo di Benedetto. Il vestito sembra la tutina per pulire casa. Tartaro da far paura alla Colgate, pure, c'è pure il tartaro. E beh, le tonsille, le emorroidi, le ha? Però la pubblicità ti dà il rimedio. Rinfresca. Dovesse fare a parere mio, anche se comunque non conosco questa persona e non conosco assolutamente
Ah, perché sei credibile tu dopo un'ora? Non è una cosa che interessa a me. Non lo so, però potrebbe anche essere Paola. Siamo persi tutti. Madonna. Sì, lei è tremenda. Lei, D'Urso, lei è proprio è un genio della televisione. Lei. Quelle marucche napoletane. Che in realtà si sta parlando del nulla. Nulla. E siamo tutti lì a guardare. Ad aspettare la busta brutta brutta. Esatto, brutta brutta. Che arrivi brutta. La Tom. Ancora a mezzanotte non è stata fatta l'eliminazione. Ma va. Steffi, no. Se solo ci fosse Vanna dentro, altro che la Ida. La pubblicità del borotalco che dura 48 ore con il fresco sotto le ascelle. Oh. Volevo fare solo i commenti sulla pubblicità. Le ali puzzano lo stomaco. Faremo una puntata sulle pubblicità. Ce n'è da dire. Cosa? Assolutamente sì. Vabbè, guarda, guarda la femminilità, guarda. Lottatore di sumo. Beh sì, anche ma perché sì. Una volta che lui lo impara. Ma chi se ne frega? Subito lui direbbe sei falsa ancora prima di. Cos'ha? Brava, Izzo, lei non vuole dirglielo stasera, eh. Non li ha fatti parlare mai. Comunque anche i piedi gonfi questa. Cioè, l'hanno squadrata proprio no, completamente. No, vabbè, l'avete distrutta, ragazzi. Ha tutti i difetti del mondo sta ragazza. Sì? E quindi? Che vuole tornare con Matteo. La pastiglia contro l'eiaculazione precoce? E quella della prostata? È vero. Mamma mia. Anche qua la decisione è lunga, eh. Ah, è lunga. Qua la decisione qua è lunga. Facciamo in tempo, guarda. Diglielo o non a diglielo. Fare tutte cosa faresti, Stefani, hai detto? Io glielo direi. Anche io. Certo. Secondo me il non dirlo è un po' una mancanza di fiducia in se stesso, proprio come persona, perché hai paura di non essere all'altezza poi, quindi non vedo il perché non dirlo. A me curioserebbe molto la reazione invece. Infatti, è vero. È per quello che glielo direi. Infatti. E quella del Gaviscon che arrivano i pompieri nello stomaco? Quella che ha lei in questo momento, a lei servirebbe questa? Altro che pompieri. C'ha un po' di stomaco. Acido di stomaco in questo momento. Chissà quanto prendono di cachet Cristiano e la Izzo. È abbastanza quelli. Penso abbastanza, sì. Sicuramente. Soprattutto per non dire niente. Io li userei un po' di più però, fossi in lei. Lei è una grande centratrice. All'isola, se non sbaglio, prendevano 30 o 50 mila euro a serata, sì. Gli opinionisti. Bossari? Sì. Sono tanti, eh. Direi. Per star lì due troppi. Orette, tre ore. Tu questo vestito alla fine della puntata buttalo, eh. Lo buttiamo, fa la polvere per il sì, bagno. Veramente. Questo è un vestito che può portare Nina, che è alta 3 metri. Ha detto che non lo racconterà. No, non vuole raccontarlo. Non vuole. Ah, no? Non vuole raccontarlo. No. Allora è già un amore malato in partenza. Non va bene. Cosa ti ha dimostrato? Stanno perdendo quasi mezz'ora per parlare di cosa? Sì, esatto. Ma a che ora hanno intenzione ci di stanno di questo? No, noi a luna, loro non lo so. Ci stanno dicendo che di Roma, lo sappiamo oggi cosa è successo a Roma. Certo. L'autobus. Due autobus. Fate uscire favoloso. Parlano solo di boiate, scrivono.
anche qua. Sì, sostanzialmente gli stanno dicendo diglielo, punto e basta. Cioè. Il Ken se lo sono dimenticati giù con Aida. Ma esatto, cioè, anche quello, a questo punto. Ma tu vedrai che sarà così, lo lasciano lì con Tarzan. Di profilo siamo una scimmia. Ma pure. Non è vero, che esagerazione. Ah, io leggo. Sta cambiando idea. Sì, perché... In maniera spintanea. Esatto. Molto spontanea, sì. Non ha detto niente a nessuno. No, nessuno. Però... Dice, è una scelta tua, diglielo. Però devi diglielo. Ecco. Brava. Brava. Cioè, fino a 29 minuti ha detto di no. Al trentesimo sì. Domanda di Rubina. Mamma mia, dai Barbara, però. Però è tutto vero, è tutto vero. Assolutamente. Gli occhi parlano di questo ragazzo. Quindi questa potrebbe essere l'ultima dimostrazione di cui ho bisogno. Sai perché, Alessia? Siccome io ti ho detto. Esatto, in 15 giorni quante dimostrazioni avrà avuto? Cioè, e quando esce che arriva Arriva la brutta. Anche perché poi fuori non serve più. No, appunto. Mattia, ti sei spento? Cos'è? No. Ti sta annoiando la tua amica qua? No. È che boh, non so. Io quando uno si tocca troppi capelli mi fa venire un nervo. Come? Ma cos'hanno ste bagaglie di donne tutte con ste mani? Sì, ma non si fa. Sai dai. Cosa? Che si sta parlando del niente? Del niente. E la Basta. Gente si annoia, cioè, di conseguenza. Che lei deve dire che l'ex si è lasciata, non capisco. Qua continuano a parlare di pubblicità, ha ragione, cioè, sono i detersivi che prendono vita. Lo Chantecler che balla sui mobili. puzza che puzza. Chiedono Mario la busta. Oh, Mario la busta, sì. Sì. Sembra la matrigna. Barbara D'Urso sembra la matrigna cattiva di Cenerentola, è vero. Vestita così, è vero. Che sonno con questo GF. Se non ci fossi tu a commentare sarei già addormentata. Ecco, vediamo ragazzi. Oh, il momento è epico. È catartico. Ma se a lui non gliene fregherà niente, penso. Ma lui deve fare il Grande Fratello. I social stanno impazzendo. Ha detto la D'Urso che li lascia soli. Ah, soli, certo. Soli. Con soli. 5 milioni. Soli con 5 milioni di persone. Esatto. Soli col 32% di share. Senza i fratelli Rodriguez. Esatto, senza i fratelli Rodriguez. È terrorizzata lei. Ecco, gli legge direttamente la busta brutta. Brutta. Piena di ematomi alle gambe, madonna, ma basta ragazzi. L'hanno smontata sta ragazza. Però non hanno detto nulla sulle scarpe ancora. Le scarpe, esatto. Non vanno bene per lei perché ha i piedi un po' da sono maiale. Sono cinesi. Poi i piedi un po' da maiale. Guarda le ginocchia, Stefi, tremende. In pratica i concorrenti hanno passato la serata in camera da letto, è vero? Comunque, le cose che ci stanno dicendo. Oh, ma sto... si sapeva che era così, perché comunque lui non avrebbe fatto trapelare nulla. Se deve far trapelare qualcosa lo fa dopo, quando esce, o sbaglio? Beh, è quello che ho detto anch'io, cioè adesso le serve lei, gli serve lei, è esatto. Normale. Aia. È rimasto male lui, lui dice gamba stato... grossa, la vedo male, le voglio bene, per lei ci sarò sempre. Avessi bisogno di qualsiasi cosa, guarda, ti preoccupare che come esse qualche 10.000 euro te li chiede immediatamente, ne ho bisogno subito. Sì, tutta la questione di soldi, dice Vanna. Sì. Siccome lui potevano ne ha. Potevano anche stare in tuta a questo punto, dice, è vero, perché sono sempre a letto. Mamma mia. Ma è domenica o martedì live? Ma sì.
Che noia però, che noia. Pallosa, pallosa, sì. Dai, chissà che facciano sta eliminazione e poi le nuove nomination. Ma io vorrei anche una nomination a sorpresa. Sì. Ecco, si è seduta. È seduta sul... Ah, era i tacchi. Come Ilary Blasi. Questo è uguale, sì. No, è stata non spontanea. L'abbiamo influenzata noi, eh? Però sì, spontaneamente. Ma va, lui ha avuto un mancamento quando dice che caspita, proprio adesso devo baciarla questa. Potevo aspettare, che tre giorni. Fuori. Eh? Sì. L'ha conosciuta. Questo a fine puntata va nel bagno, prende un martello e se la spara lì sopra. Sì, sì. Ma e no, così non va in nomination. Non ci crede neanche lui a quello che dice. Ma va, ma va. Beh, ma all'interno della casa gli serve. Eh sì, sicuro. Cioè? Ma, ma insiste Barbara, è tremenda, eh? Guarda lui, guarda lui. Ma da parte sua? Molto interessato lui, eh? Quindi l'amore è finito. È finito tante cose. Oh, quindi è finito l'amore con Monti. Sì, ha detto che aspettava. Guarda lei come lo guarda, guarda. Là, guarda lui. Lei ha bisogno di conferma. L'occhietto. Che sia stato. Che sia partito dopo il vostro incontro nella casa di 2 settimane fa. Questo non so dirtelo. Dovresti chiedere a lei o a Francesco Monte in questo caso? Sì, ma facciamo entrare anche lui, dai. Facciamo entrare tutti. Beh, scusa, un peccato. Non ci ha pensato. Può darsi che gli venga adesso il lampo di gente. Tutti e 5 intorno a un tavolo a discutere. Sì, sì, sì. Barbarella giudice. Anche la Rodriguez chiamiamo la ex di Monte, così fanno con Ignazio. Ciu. Un'altra fine, molto raffinata anche quella. Sì. Adesso voi vi vedete con gli altri che ovviamente hanno aspettato. Sì. Quindi chiudete il collegamento per favore. Dai Grimilde. Brutto. Eh beh, se si stanno baciando non vogliamo non vederli. Mamma mia. Hai visto che ha strappato la busta lui, guarda. Sì. Ok, Continuo a inquadrare la busta. Adesso la busta, Mario, la busta! Forza! Chi è? Adesso dai, guarda che è andato di dietro se non sembra la Lucia, dai! Dai, uguale! È lei, dai, è lei! È lei, ma vedrai che lo diranno tu, vedrai che Bici ha già fatto la copiata. Ma che testa! Dai, esatto. Mi ci gioco! Sì, sì, tutto sabato. Sì, molto contenti gli altri. Devi rimanere lì. Ma secondo me Aida sì. Beh, puoi farla spagnolo. Cui, sì. Scherzare e ridere. Avrei paura a toccarlo uno così. È un attimo che gli parte qualcosa. Che ti esplode uno zigo. Esplode. Stretto. Vedi che lei ci ha preso già confidenza. Esatto, lo sta montando come un manichino praticamente. Perché secondo me vede in lui comunque una persona da attirare a sé in questo momento. Per i giochi futuri. Gli avranno dato l'occasione, giustamente. Manca solo la Palombelli con Forum. Beh, se ti vuoi l'orario ancora un po' più là dell'una di il notte. Pollaio completo. Parte la Panicucci troppo. Esatto. Luigi, Rodrigo da dietro sembrava la Lossi, vedi? Lo scrivono anche. No, ragazzi, è imbarazzante questo paragone.
il Lido Carmelita è bellissimo, eh. Lido Carmelita l'ha studiato. Che poi chi l'ha usato sto Lido Carmelita? La prima settimana c'erano i ragazzi. Giù, i maschi, sì. Se la tirano che se la strappano. Il culo, Rodrigo, non poteva rifarselo? Cioè, ti dico la verità, non l'ho guardato il culo, sono sincera. Ah, è brutto? Oddio, è tondo? Madonna? Ma è il GF o il Circo Orfei? A tutti. Oddio, guardando anche la giacca di Aida. Il dubbio viene. Tutti lecca lecca. Qui viene dalla giacca di Aida e la giacca di Carmelita. Di Carmelita. Tutti i lecca lecca. Ah, che contento. Vedremo fra poco come contento. Questa non l'hanno fatta parlare del papà. Settimana non ci sono aggiornamenti su Bobby Solo, Bobby che non Solo la vuole. Ah, davvero, niente. Però Bobby comunque Solo. Posso dire una cosa da figlio? Se un mio padre non mi volesse, eccetera, eccetera, secondo me è vergognoso andare alle musiche. Ma no, ma mai. Prima. Ma io non andrei. Dai. È tanto umiliante. Se un papà non ti vuole, non ti vuole, pazienza. Insomma, fatene una ragione. Soffrirà, basta. Certo, ma... Che poi le cose noi non le sappiamo. Certo, sai. Certo. Lui la casa gliel'ha comprata, alla madre, per la figlia. Quindi non è proprio come lei l'ha raccontata. Brutto, è arrivato brutto, il momento. Brutto, brutto, brutto. Brutta, brutta, brutta. Mario! Oh, siamo alla eliminazione. Eccolo, guarda che è già pronto Mario. Ora Mario che è pronto per portare la busta. Mario, vai Mario! E intanto vorrebbero fare il lavoro di Mario, Mai. 100, 190 anche forse. Ma dimmi quei pantaloni lì sopra. No, ma me l'ha vestito uno che si era fatto una dose sbagliata stasera, dai. Aida va, ecco, uno va verso il bimbo, un po' più lontano. Sai che bello che sarebbe stato quest'anno se a condurlo fosse stata la Bignardi che ha aperto la prima edizione? Sì. Poi era anche brava. Sì. E la Simona Ventura che non si vede più. Ma perché noi fa la giudice ad amici, la giudice sì. Però ma vale, passa, dicono i giornali, 3.000 euro al mese. Chi? Rimanesse in casa. Chi? Bobby Solo? Ah, no, non credo. Non credo, se no figurati se non saltava fuori. Adesso fanno schierare praticamente tutti gli altri concorrenti. Lei cosa fa lì, scusa? Dietro le persone appunto che vorrebbero salvarsi. Ma nera cosa c'entra? Guarda il corso al collo. Ma perché c'è loro? No, sono in studio. Sono in studio. Ah. Aida sembra Lady Oscar. Quindi io vedo che sono tutti con Favoloso. Non tutti, non tutti tutti. Quattro sono rimasti da Aida. E chi sono? Con Mariana, Aida? Alessia, Angelo e... Mentre vedo il Matteo dalla parte di Luigi, mentre Alessia si è schierata e spera che Aida resti in casa. Ma dai, quindi strano. Mariana, strano. Angelo e Alessia. Metterli uno contro l'altro, sempre di più. Sì. Mi ha detto che il male del Tagazza è lui e adesso fa questo. Mamma mia! Brava. Mamma mia! Sei un ipocrita! Sì, è vero. Ma lui è vero. Ma il cane resterà solo un giorno. Il cane? Perché dopo si, se lo si smontano, quindi lo mettono in valigia. Un trolley. Madonna. È grossa comunque quella lì, guarda lì. Ma dai, ma perché sei vestita così? Quindi sta busta brutta, brutta, brutta. Ah, arriva, no? Me il masca al Mario, lo uccido Mario. Vediamo chi è sto binetto eliminato.
Ma ha detto figlio de puta, Ida? Non lo so. Non l'ho sentito. Non l'ho sentito anch'io. Lucia Bramieri, siamo una bambola cinese. Manda la pubblicità, la mandiamo anche noi. Mandiamo anche noi, sì. Ragazzi, noi ci adeguiamo perché noi siamo le grandi sorelle, facciamo come il Grande Fratello. A tra poco. Pubblicità, torniamo. Vogliamo prenderci una pausa insieme per il nostro benessere, il nostro relax? Ma certo, lo facciamo con Global Relax, l'azienda da 25 anni leader nella produzione e vendita delle poltrone massaggianti. Un prodotto di grandissima qualità perché totalmente realizzato in Italia. Oggi vi presentiamo questi tre modelli, il modello Beautiful, il modello Dynasty e il modello Vivere. Queste poltrone Global Relax sono nomi che voi avete già sentito in tante altre occasioni, ma le proponiamo perché sono state rinnovate e, se possibile, ancora di più migliorate. E attenzione, le sorprese non finiscono qui, perché oggi Global Relax ha deciso di farti un'incredibile offerta. Se acquisti la favolosa poltrona Beautiful, la poltrona Dynasty o la poltrona Vivere, riceverai, compreso nel prezzo, un divano. Sì, hai capito bene! Un pratico, comodo, spazioso ed elegante divano che ha la possibilità di diventare anche divano letto, da abbinare alla tua nuova poltrona. Ma attenzione, non stiamo parlando di un divano qualsiasi, ma di un prodotto Global Relax, garantito 10 anni e interamente realizzato in Italia. Pratico, solido, elegante, disponibile in moltissimi tessuti e colori e rifinito accuratamente dagli artigiani Global Relax. E in più ricordati che è disponibile anche nella versione divano letto. Ecco perché devi chiamare immediatamente e approfittare di questa esclusiva offerta. La poltrona Global Relax Beautiful, Dynasty o Vivere e un fantastico divano compreso nel prezzo. Ma affrettati, perché l'offerta è limitata nel tempo. Chiama ora! Scegliete il Made in Italy, scegliete Global Relax. La tua poltrona è Global Relax. Benvenuti nello showroom TSP. Siamo qui a Capriolo, in via Palazzolo 146, in provincia di Brescia, a 300 metri dall'uscita autostradale della A4, uscita Palazzolo sull'Oglio. Siamo qui oggi con tutti voi perché vogliamo festeggiare i nostri 10 anni con delle nuovissime promozioni. Come sapete tutti, il costo del riscaldamento incide tantissimo per una famiglia media italiana. Quindi oggi con TSP potete risparmiare tantissimi soldi
sulle vostre prossime bollette del riscaldamento, perché oggi con TSP potete riscaldare qualsiasi tipo di appartamento con una piccolissima spesa. Per i nostri 10 anni di attività abbiamo preparato delle promozioni sensazionali. TSP presenta una nuova linea di design a partire da 49 euro al mese. Tutti i nostri prodotti, essendo certificati ad altissimo rendimento, vi permetteranno di accedere all'incentivo del conto termico. Facciamo un esempio pratico. Se oggi per l'acquisto di un impianto a pellet TSP spendete 2.700 euro, 1.890 euro vi verranno rimborsati in 3 mesi dalla data di installazione. Sì, avete capito bene, in 3 mesi riceverete un contributo che arriverà direttamente tutto in contanti sul vostro conto corrente. Offerta anniversario, 10 anni di garanzia sulle camere di combustione e soprattutto installazione compresa nel prezzo. Sì, avete capito bene. Oggi con l'acquisto di un prodotto TSP, una stufa, un camino, una caldaia, l'installazione non la pagate, ma è totalmente compresa nel prezzo. Futura 34, la novità del momento, una caldaia totalmente automatica e totalmente autopulente. Una caldaia totalmente prodotta in Italia che vi permetterà di accedere all'incentivo del conto termico. Un incentivo altissimo perché andrete a sostituire i vostri vecchi impianti di riscaldamento a metano. Oggi con il pellet avrete sotto controllo il consumo giornaliero che utilizzerete per il vostro riscaldamento di casa. Quindi chiamateci con fiducia e ricordatevi che da TSP il calore è di casa. Eccoci. Ragazzi, siamo tornati, ma siamo rimasti veramente... Hanno eliminato Aida. Ma non ci con credo, il 51% ragazzi. Di voti, è uscita la percentuale in sottofondo. E tutti davano favoloso. No, stamattina, devo dire la verità, già... Non so poi come fanno a saperlo prima. Io ero sicuro uscisse lui, lo dico dalle 9. Sì. Ero sicuro uscisse lui. No, no, io avrei scommesso che uscisse lei, perché si è resa troppo antipatica. Che stress. Vabbè, tu, Lucia, hai fatto poca fatica, eh? Te ne hai fatto un cazzo tutta la sera, cioè te lo dico nel mio linguaggio. Si lamenta. No, si lamenta. Lo stress. Boh, vabbè. Sì. No, devono rientrare in casa. Festeggiano tutti che è uscita sta Ida. Ah, ma non sanno chi è entrato, però. E già perché giustamente i ragazzi non l'hanno visto. Hai capito? Cioè, per una Ida che entra c'è un prototipo di uomo che esce, c'è un prototipo di uomo che entra. Sì. Ah, intanto favoloso ha il mangiare assicurato per un'altra settimana. Un'altra settimanina. E sono anche due soldini un'altra settimana. Dai. Non dovevano finire in nomination. Fine Grande Fratello, fate entrare la Brigliadori, ecco, auguri, sì, beviamo l'urina, vai, vai. Questi cosa fanno? Come mai mi avete messo la Brigliadori? Ah, non so, già due o tre me la scherzo, o è sempre quello che non vedo, voglio, sai, matta, chiama matta, Che cosa? Che succede? Luigi. Ah già, ah. E poi lui si è schierato con lui, è vero? Ah, è vero, è vero, è vero. Adesso fanno rivedere il quando gli dice della coppia in giro la compagna che è una coppia assurda. Ricordiamoci che ha comunque una compagna
Che bagaglio, eh? Una persona del genere, ma che schifo di uomo! E hanno tenuto lui, no? E lui si è schierato da lui. Sì, appunto. Senti, fai schifo. Valan, favoloso. Però il congiuntivo l'ha beccato, eh? Stavolta sì. Ma, ah no, invece tu cosa hai fatto? Ma poi dimmi perché prendersela con una persona che non c'è. Sì, ma poi voglio dire, sono problemi suoi. Abbiamo toccato anche questo, ridere delle come possiamo dire, delle... No, delle problematiche fisiche, insieme, cioè esatto. che non è bello, eh. Ma poi anche per qualsiasi ma anche delle scelte altrui, perché è una sua scelta. Appunto. Stare insieme all'onorevole, non gli deve fregare nulla. No, ma poi amano, non è lì. Si amano, che se un accordo no, sono cazzacci. Non è nel gioco. Trash comico dice ho chiuso la TV. Non è vero, stai guardando. Da noi. E tra l'altro è il primo ad essere fidanzato, era fidanzato con Nina e a fare queste cavolate all'interno della casa. Beh, ma però lui, cioè sto Simone che poi si schiera dalla sua parte, dai, su, ma come stai? Eh? Una persona che non accetta di perdere, e questo non vuol dire. Che schifo, dai. Con persone che non c'entrano nulla con la tua situazione. Guarda lui, quando sbatte così le spalle, eh? Che schifo di uomo, veramente. Vincono i bulli e i prepotenti, è vero? Quando finirà tutto, lui sarà quello che farà più serate di tutte in giro. Sì, hai ragione. Hai ragione. Proprio soprattutto perché, al suo. Esatto. Sì, sicuro. Poi sai, avrà il suo seguito di ragazzette, sicuro. Ti sei resa conto? Soffia anche, visto? No, ma io ti dico, ma io lo andrei a prendere fuori per il ciuffo, veramente. Ma come siamo combinati? Ah, guarda che faccia che fa. Ma sono quei napoletani dei bassi fondi, questi qua. Ecco. Bravo, tu sei il coglione numero due, guarda, sei secondo anche in quello. Neanche lì arrivi primo. Beh, anche perché lui vuole la visibilità, lui farebbe qualsiasi cosa. Sì. Non è la prima volta, lui, se non sbaglio, che fa una cosa simile, però che discute e poi dice: però abbiamo sì, fatto ma perché pace. Lui non prende, non vuole prendere. Ma lui deve rimanere il prima possibile nella casa perché deve pagare gli alimenti quando esce. Quindi. Però se uno ti chiede, ti deride la tua compagna, dai. No. Così, manca di orgoglio, modo. Manca di orgoglio, veramente. Sì. Oh, c'è la ringa della D'Urso adesso, ecco. Sì, però anche qua, vedi, lo fa perché conosce la persona, conosce la donna. Io più che altro, se no, non l'avrebbe mai fatto lei. Ha voluto far vedere a tutta Italia un pezzo che non si era visto. Che si poteva fare anche a meno di ripetere. Bravo. Quindi la peggiore è sempre lei. E tra l'altro la pezzo sempre la tua amica Santa Barbara. E tra l'altro la pezzo pane è stata ospite domenica, quindi non poteva dire altrimenti. Ah, domenica questo? Sì, sì, si è visto sui suoi social. Però dai, poteva evitarlo, cioè. Sì. Anche sto galletto qua non è... Ho sempre mandato avanti gli altri, però anche lui ha fatto. Ma veramente? Che mangia in diretta? Ma era urgente mangiare adesso? Si sta strangolando. Di chi ha parlato questo? Vediamo.
Ah, addirittura. Penso per quanto riguarda... Perché lo sai che mi sembra di aver letto che Asia Argento l'abbia denunciato. Ah, sì. Hai letto anche tu, sì, no? Sì, ecco chi era. Perché sì, aveva sì, detto, sì, l'aveva offesa. È vero, è vero. Io questa me la sono persa. No, neanche io. Ma cosa applaudi tu? Questo, c'era questo Filippo, questo ragazzino che stava parlando con l'Argento, un all'interno della casa. Scrivono. E praticamente tu, Aida, sembra molto ad Asia Roba Argento. Da Villa Baruzzi. E dopo ha aggiunto degli appellativi, diciamo, non troppo consoni. Una? Ecco, ha aperto la bocca Simona. Ferma Simona. Ferma, ferma Simona. Simona. No, ma guarda che è forte sta cosa, ma come mai fan così? Sì. Adesso entrerà. Amo mi vida! Sì, baciare il pavimento. E litigherà con Malgioglio. Sì, sì. È vero. Lei lo chiama Gang, lo tengono in cantina o ce lo fanno entrare prima di. Ma è stranamente, tranquilla, come mai? Aspetta. Sta per esplodere. Guarda lui. Malgioglio si è girato. È entrato dicendo di no. Si è girato lui. Dudù lo chiama lei, Dudino come lo chiama? Dudù come il cane di Berlusconi. Sì. Due settimane se stata. Ti chiedi a Beffi se si ricorda cosa c'era al numero 90 di via Sant'Isaia a Bologna. Manicomio. Hanno aperto i cancelli. Ken starà facendo un filler. C'è anche il cerchietto lei, Barbara? Cioè non era apparecchiata abbastanza, c'è anche il cerchietto? Pazzita questa donna, eh? Sono tanti. Sei vero. Ma sono proprio due mondi il web sì, e la TV, TV. Eh? Paralleli e completamente diversi. Sono due mondi completamente diversi. Non parla più. Madonna. Bella questa immagine. Cos'è sta roba? Mamma mi fa paura. Io sono venuta qui per questo. Aiuto. Io pensavo sarebbe anche uscita così. 15 giorni è durata. Beh, però ti dico, se uno è così felice, come dice lei, ostenta tutta sta felicità, sì, devi essere felice anche se esci, perché hai perso un gioco. Sì, poi appunto. Non hai perso un figlio. Non hai perso niente. Ma vale. Sei una falsa anche tu, Aida. Sei una recita. Però vedi, è stata 15 giorni, ma sicuramente sarà uno dei concorrenti che ricordano di più, Ma sì, sicuro. Per questo però dico che non è tanto. Ma la ricorderanno per la litigata col ragazzo nero? Sì, non tanto lei quanto un baio. È stata eliminata da tutti i reality spagnoli. Sì, quello è vero. Poco questa in questa edizione, sono 7 settimane, mi sembra. Poco. Perché si è prendato male? Uno fa l'esperimento con Santa Barbara. Poi stranissimo che sia iniziato subito dopo l'altro. Sì, esatto. La settimana dopo questa. No, la settimana stessa. Il giorno dopo. Il giorno dopo. Finita lì. Sì, sì. È cominciato. È assurdo se mai succede. Di solito ci sono dei mesi. Sì. Perché poi è andata a discapito di quello dell'isola. Sì, ma fra poco comincia Jeff VIP. Quindi non hanno più, quando escono, non hanno neanche più il tempo di fare serate, perché già arrivano. Vengono già dimenticati. Ma cosa fa la cosa? Si è girata la rovescia? Sì, non la guarda. Sì. Vedi che ha il cerchietto. C'è anche il cerchiettino, sì. No, ecco Cristiano. La bambina. Ecco, anche questa è una cosa che io non capisco. Che si metta di spalle uno in televisione lo trovo di una maleducazione. Lui che parla di rispetto verso le donne. Bravo.
Dai, Malgioglio, va là. No? Beh, lei ha perso proprio la parola. No, lei aspetta. Un momento giusto per attaccare. Ma... senti Cristiano, sto morendo di è che lui si sente proprio una star, sì. Lui è convintissimo. Pico era convinto prima di fare il GF vestito e Cristiano Vanna stasera con questi guantini. Betty, dai segno della tua vita. Cioè noi l'abbiamo conosciuto, a me non piace, cioè quando tu vedi una persona che la vedi in un modo, poi fuori è un altro, allora non... Esempio, Mara uguale. Noi la conosciamo bene, tu la come la vedi lì, come la è vedi là? Uguale, identica, non cambia una virgola. Ma credo sia l'unica, così. Credo infatti sia l'unica. Per me lei è stupenda proprio per quello. Infatti, non abbiamo fatto neanche il governo perché sei lì tu, pensa. Sì, è una pazza, sì, adesso sì. Averla... dentro una casa 24 ore ti fa uscire è da impazzire i gomiti dalle ginocchia. Sì, davvero. È quello che ha rispetto delle donne, vero? Imbavagliatele. Beh, cosa fa, piange? No, Ida, no, ti prego, no, no, una cosa sola hai, l'arroganza e la faccia tosta, non perdere anche quelli. Chi? Malgioglio. Oddio. Oh mamma. Mamma mia. Ma quella povera Isso che non l'hanno fatta parlare mai. E quel povero Ken che l'hanno lasciato in cantina? Sì, cosa appunto, facciamo? È tutta la sera che è in cantina. Si farà il killer, è vero? Dai, ma lei che piange, ma ti prego. Ma ti prego. Favoloso ha detto che lui comanda. Aida è uscita perché la produzione italiana ha ricevuto diverse diffide legali dalla Spagna. Addirittura. Può essere. Può essere benissimo. Dici? Favoloso fa festa. Ma c'è Urtis in studio? Può essere. T'ho detto, è grande amico di Kent, quindi sì. Hai visto? A posto. Hai visto? Via. Venduto. Farò un venduto. Video. L'ho detto? Farò un video, ti voglio nel mio video. Hai capito come si è girato subito? No, ma è tutta gente che ha una parola, guarda, mi piace. Sì, sì, sì. Ne hanno una. Coerenza. Una per la mattina, uno per mezzogiorno, una per la sera, una per la notte. Ma dai, e mi sono innamorato, ma di tuo marito. Adesso si bacia, ha ragione lei allora. Cosa si fa? Si manda una pubblicità? Adesso si bacia. Adesso sia l'ultima perché poi... Comunque prossimo. Ragazzi, sì, secondo facciamo. Me il vai. Ken o è caduto a pezzi oppure se lo sono dimenticato. Si sta riattaccando il naso in bagno con un po' di cerone. Oppure sta cercando... Perché ha sentito che vogliono sapere se ma ce l'ha. Ma cosa mangerà quella? E vanno avanti capire. Tu la pubblicità. Adesso? Sì. Allora ragazzi, pubblicità.
Vogliamo prenderci una pausa insieme per il nostro benessere, il nostro relax? Ma certo, lo facciamo con Global Relax, l'azienda da 25 anni leader nella produzione e vendita delle poltrone massaggianti. Un prodotto di grandissima qualità perché totalmente realizzato in Italia. Oggi vi presentiamo questi tre modelli, il modello Beautiful, il modello Dynasty e il modello Vivere. Queste poltrone Global Relax sono nomi che voi avete già sentito in tante altre occasioni, ma le proponiamo perché sono state rinnovate e, se possibile, ancora di più migliorate. E attenzione, le sorprese non finiscono qui, perché oggi Global Relax ha deciso di farti un'incredibile offerta. Se acquisti la favolosa poltrona Beautiful, la poltrona Dynasty o la poltrona Vivere, riceverai compreso nel prezzo un divano. Sì, hai capito bene! Un pratico, comodo, spazioso ed elegante divano che ha la possibilità di diventare anche divano letto, da abbinare alla tua nuova poltrona. Ma attenzione, non stiamo parlando di un divano qualsiasi, ma di un prodotto Global Relax, garantito 10 anni e interamente realizzato in Italia. Pratico, solido, elegante, disponibile in moltissimi tessuti e colori e rifinito accuratamente dagli artigiani Global Relax. E in più ricordati che è disponibile anche nella versione divano letto. Ecco perché devi chiamare immediatamente e approfittare di questa esclusiva offerta. La poltrona Global Relax Beautiful Dynasty o Vivere e un fantastico divano compreso nel prezzo. Ma affrettati, perché l'offerta è limitata nel tempo. Chiama ora! Scegliete il Made in Italy, scegliete Global Relax. La tua poltrona è Global Relax. Vediamo cosa eccoci, stanno dicendo. Siamo tornati. Siamo tornati, siamo tornati. Sono tutti contenti, vediamo, non mi sembra. Sta tornando anche la Barbarella. Eccola. Arriva Grimilde. Sì, poi con quel pantalone lì, insomma. Anche no, il fiocco. No. Ma la, un giullare di corte, dai. Quindi non sarà concorrente anche perché non regge. Come fa? Come fa a reggere tutta quell'impalcatura? No, lui proprio, forse è vero che rimarrà solo un giorno. Sai? È vero, lui, per lui è un po' complicato. Anche perché non vorrà farsi vedere. Ma... tutto smontato. No. Dormirà da solo, gli darà una camera da solo. Ah, infatti avevano detto che c'era una camera degli ospiti. Degli ospiti, sì, è vero. È vero. Adesso è il momento delle nomination. Vediamo. Oh, arriva Mario di nuovo, Mario! Brutta, qua. Cos'è? Mario Busta. Cosa ha portato adesso? La busta per le nomination, non so. Ok. Le nomination di questa sera. Contro Lucia. Tutto palese. Oh! Bravi! Hola. Comunque Ida ha detto a coccia Ico de puta. Dovrete fare. Fatto bene. Ormai è uscita. E andranno al televoto due concorrenti più votati. Due concorrenti più votati, tutte nomination palesi. Palesi. Questa è distrutta. Sembra che gli abbiano dato una notizia che la sua casa ha preso fuoco. Quattro bambini sono annegati. Due, cioè, cani e gatti ragazzi... morti. Ma dai, su. È una sicura adesso. Ah, con lui. Voglio proprio vedere che non c'è più Aida. Che è una fossa di leoni adesso. Adesso tutti contro tutti. Prima avevano lei il bersaglio. Lucia prende la parola finalmente. Io nomino Simone. Lucia Bramieri nomina Simone. Simone gli aveva mandato messaggi bollenti anni fa, come avevano fatto. Sì, sì. Fa, dove vuoi mordere? Gli aveva detto. In piena notte, dove vuoi mordere? Ma no, dove ti comunque sono mordere? Due volte che nomina lui, Sì. Sempre credo. Sì, sì. Ti sei un po' incartata. Tre parole dovevi dire stasera, Lucia. Però
Insomma, ecco. Ecco no, l'altra. Ma sei pettinata bene, guarda. Devo dire che parrucchieri e stilisti numero uno al GF. La figlia di Bobby. Secondo me sono un po' spiazzati perché credevano di rinominare tutti a Ida, eh. Quindi magari sono... Sì, infatti si erano messi d'accordo. Sì, è vero, di nominare a Ida. Oh, Luigi. Anche il re di Spagna l'aveva querelata tempo fa. Orco cane. Addirittura. Ma è così famosa in Spagna? Boh. Sarà una roba. Ha partecipato a Reality VIP in Spagna, dicevano prima. Però se è dovuta venire in Italia si vede che là non è tanto. Dove lo mandano? Ma. A fanculo lo mandano. Era un po' che non parlava, ma si è fatta sentire. Ci stava, ci stava. Cosa gli danno adesso? Cazziatone. Accanto. Bella questa canzone. Sarà lei che gli avrà detto qualcosa, qualche giornale. Beh, un tucano qui, guarda. Un tucano. Lei si smonta peggio di Ken, arriva che è bella, dopo un'ora un muratore della Bovisa. Ma come mai? Vero, eh? Una canzone croata. Canzone croata. Sì, perché lei è croata. Lei è croata. Vabbè. Tanto io ho dedicato. Ogni tanto. Dedicato. Pensarci che dedicano una canzone alla loro cantante. Quindi la canzone che dedicavi a me. Non l'ha fatto perché si sentiva dedicargliela, ma perché è giusto ogni tanto dedicare una canzone alla propria fidanzata. È un cliché. Inaspettata, perché comunque è una canzone provata, però un bel effetto sicuramente. Sono contento, grazie. Ti manca? Assolutamente. Adesso arriva la cosa brutta, brutta, brutta. Dai remush. Cosa? Dai remush. Mamma mia, si ride anche tu. Che... No, beh, ma ragazzi. Posso andare? Arriva Nina. No, è possibile. Non piangere che tu, Barbara, però, che una lacrima sul viso. Comunque sono in tanti, 6, 8, 10, 12. Ma più che non rimane, sono 3. No, quello non rimane. Settimana prossima ne elimineranno un bel po'. Come ha fatto ad Amici. Per forza, se no dai. Vabbè, arrivano l'ultima sera che sono in 5-6, è un po' troppo forse. Beh, di più. Perché sono... Cosa ride? Dillo con parole tue, vero? Sempre a letto, vero? Mamma mia. È un concorrente. Ma io lo attraverso lo studio perché voglio capire il modo sobrio nel quale abbiamo scelto. Vediamo come entra sto Kendall. E così. A posto. Dai, madonna, impressionante. Poi si muove. Oh. Si può acquistare? Mamma mia, ragazzi. Ma anche no. Acquistare. Oddio mio, no. Per sgonfiarlo? Comunque vedi, chi è che lo prende in giro? Lei, in questo momento. Barbarella,
sai, lui deve mangiare e si presta a entrare in una scatolina, però non è una bella immagine. No. Come trattare un essere umano, no, non mi piace. Ma che bocca c'è, che ha? Schifo. Che bugiardo. Sì, sì. Carogna. Tosse? E adesso entra sto benedetto Ken. Dai, però falli uscire, Luna, Barbara. Dai. Entrare per dormire. Su, allora, bravo, infatti. Che carogna. I capelli che sembrano il mocio Vileda. Ken. Mamma mia, adesso cosa fanno? Stefania, altri due minuti e poi... Ultimi due minuti. Appuntamento martedì prossimo. Esatto. Però continuiamo sui social, no? Fino alla fine, presumo. No. No? Gli lasciamo la suspense. Eh sì, finale. Allora, ragazzi, noi, meno male, abbiamo visto... guarda lei, che rivede se stessa, guarda. Dice, mi hanno messa in vetrina. Ecco. Anche la bravia. La bravia. Le guance che scoppiano. Vede se stessa. Stringe, no, Lucia. No, che se sbatte le palpebre scorreggia. Beffi, salutiamo perché cosa manca? Ragazzi. Allora, noi ci vediamo martedì. Ci vediamo martedì, io sarò più pimpante. E vi ringrazio per tutta questa bella serata, i ragazzi che sono qua con noi. Adesso lo puoi dire che hai fatto tre punture. Sì. Beh, bene. Stava male, però dei dolori spaventosi, mi sono fatta tre iniezioni in sette però ore. Però martedì sarà in forma. Sarà passato. A costo di portarla anche dall'esorcista, sì. Ma deve stare bene. Ciao ragazzi. Grazie a tutti voi ragazzi. Su RTV 21:40 sempre. Buonanotte a tutti. 21:40 martedì, mi raccomando. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.